Intanto saluto gli ospiti che sono qui, in particolare Gianluca Borghi, consigliere regionale che ci è stato molto vicino in tutta l'organizzazione, e saluto il professor Guido Gambetta, che è già presidente della facoltà di scienze politiche ed è qui rappresentante del rettore Bruno Cazzolari per portare i saluti all'università. Questi incontri sono stati organizzati insieme all'università, in particolare alla facoltà della professoressa Matilde Calaregani e della facoltà di scienze della formazione. Io darei subito la parola per interventi molto brevi di saluti nell'arco di non superiori 5 minuti al professor Gambetta e a Gianluca Borghi. Un saluto a tutti. Prenderò anche meno di 5 minuti perché la serata è un po' impegnativa. Sono qui per portare i saluti del rettore e soprattutto la manifestazione del suo interesse per questo convegno, per le tematiche che sono state trattate. Io ho visto il programma del convegno, ho visto le modalità, ho letto le modalità con cui si è svolto, e mi sembra che effettivamente devono essere stati giorni molto stimolanti, perché le modalità con cui si è svolto questo convegno mi sono sembrate molto vivaci, molto partecipative. Io appartengo a una facoltà, quella di scienze politiche, che ha sempre manifestato molto interesse per queste problematiche. D'altronde Anna Maria Gentili so che ha visto che a uno degli incontri e abbiamo sempre potuto constatare che i giovani sono sempre stati molto interessati e molto coinvolti da questi problemi. Certamente l'incontro tra le realtà che voi avete proposto in questo convegno è una novità anche per la nostra facoltà e credo che possa effettivamente stimolare dei risultati importanti. Quindi noi come Ateneo, e questo lo dico appunto anche a nome del rettore, seguiremo con molto interesse tutto questo e daremo tutto l'aiuto che sarà necessario. Quindi buon lavoro. Grazie per questo momento. Buonasera, ricordo il saluto di Mascarrani, Presidente della Regione. Non dirò nulla di quello che l'istituzione che rappresento sta tentando di fare rispetto alle politiche di cooperazione, rispetto a nuove relazioni con i tanti sud che ci appartengono. Sono qui per salutare Alex, sono qui per ringraziare tutti coloro che in questa città, che non è proprio come viene dipinta negli ultimi mesi al di fuori di essa, non è solo quello. Sono qui per salutare e per ringraziare tutti coloro che nelle istituzioni, soprattutto nella comunità, nell'università, nell'associazionismo, continuano a rappresentare testimonianza, continuano a credere nella necessità di nuove relazioni, di reciprocità, di ascolto, di inclusione. Lo possiamo, lo dobbiamo fare, lo devono fare le istituzioni, lo devono fare le istituzioni ascoltando e collaborando e cooperando con tutto quel che di vero, di vivo c'è nelle comunità. Organizzazioni non governative, associazionismo, volontariato, altre istituzioni. Serve una coerenza fra tutto quel che noi tentiamo di sostenere nei Balcani, nel Sahrawi, in Palestina, in Mozambico, in Sud America. Serve una coerenza fra tutto quel che può essere cooperazione decentrata, buona cooperazione, in un momento come questo nel quale il nostro paese continua ad essere un paese bugiardo perché disattende a tutti gli impegni che da ormai 10 anni a questa parte si è assunto nei confronti della comunità internazionale, e anche quel che la nuova finanziaria prevede è purtroppo la conferma di questa disattenzione colpevole e grave. Dicevo, perché deve esservi allora uguale attenzione, uguale responsabilità rispetto a tutto quel che è fra noi, rispetto a tutto quello che dai campi nomadi che circondano questa città
al carcere della Dozza nel quale ieri eravamo e che mai dalla sua costruzione ad oggi ha visto così tanti detenuti, così tanti migranti, così tanti esclusi, rinchiusi, perché appunto qualcosa non va, perché appunto ogni povertà, ogni esclusione ha evidentemente radici profondissime che noi conosciamo in questo scambio diseguale, in questa mancanza di democrazia, in questa politica di rapina. Chiudo allora su questo: dalla gestione delle acque ai processi di partecipazione delle nostre comunità, a nuove relazioni che siano in grado davvero, davvero in modo fecondo di valorizzare, di trarre valore in una nuova dimensione della sussidiarietà con le organizzazioni della società civile, dicevo, in tutto questo allora noi dobbiamo ricercare un impegno, una responsabilità. E sono qui anche per ascoltare quel che Alex dovrà dirci, per quel che voi potremo fare assieme con le istituzioni di questa città, di questa regione. Assolutamente consapevoli, per quel che ci riguarda, come Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna, che qui possiamo ancora innovare, sperimentare, osare, fallire, ma farlo assieme dà un senso a quel che ognuno di noi tenta appunto di rappresentare della comunità. Bene. Aggiungo un po' a questi ringraziamenti anche i miei, un ringraziamento davvero sentito a nome di tutti, a tutti i partecipanti del laboratorio Nord Sud del Mondo, ai relatori, agli amici che hanno portato le loro testimonianze, ma soprattutto, ci tengo molto a dirlo, stasera c'è la conferma, ai numerosissimi studenti che hanno partecipato con impegno a tutto il cammino. Abbiamo avuto le aule piene fino anche il sabato pomeriggio e questo per noi tutti un bel successo che la dice lunga sull'interesse e l'impegno dei giovani partecipanti. Alcune considerazioni personali. 2 anni fa, alla fine di un bellissimo incontro che abbiamo fatto nell'aula magna di Santa Lucia con Don Nicolini, Don Giovanni Nicolini, allora direttore della Caritas, e Alex Zanotelli, Alex ha detto a Matilde Calarigalli, che parlerà dopo di me e a me, con quel suo tono che chi lo conosce sa che è fra il fraterno e il burbero, quasi minaccioso, ha detto: tornerò da voi non più per fare conferenze, ma per vedere quello che avete fatto voi. Bene, è arrivato il momento di dirgli che la sua presenza, insieme a quella di Don Nicolini, è servita per stimolare molte iniziative e fra le tante anche a coagulare un numero di studenti e docenti dentro la Facoltà di Scienze e Formazione che ha deciso di occuparsi di quel sud del mondo che è in mezzo a noi. Da allora è stato fatto molto, per la verità è stato fatto soprattutto dagli studenti e in parte supportato da noi sempre. Si è costituito un gruppo che si sta occupando delle nuove povertà, di quelle autoctone e di quelle che arrivano da lontano. Abbiamo costruito dei percorsi di conoscenza, anche professionale, e di intervento sociale sulla marginalità e la disperazione. Insieme alla Caritas, a Piazza Grande e alle altre organizzazioni umanitarie della città, stiamo costruendo una specie di coordinamento universitario dei vari gruppi studenteschi che si interessano di questi temi. Oltre a nuove povertà, nuove solidarietà di scienza e formazione, c'è il microcredito della Facoltà di Economia e Commercio, Last Minute Market di Agraria, Piedi Scalzi di Veterinaria e Arambè di Scienze Politiche, e da voi ne aspettiamo molti altri. Per quel che riguarda il gruppo Nuove Povertà e Nuove Solidarietà, forti anche del successo dei laboratori Nord e Sud del Mondo, vogliamo, forse sarebbe giusto dire, vogliono rilanciare l'attività nei primi mesi del 2006 su 2 punti, costruendo percorsi di studio e di iniziativa sul tema del lavoro sociale di strada, e proprio su questo vogliamo chiamare nuovamente in causa Alex Zanotelli, proponendo un legame tra le varie realtà italiane, in particolare con le esperienze che si stanno svolgendo a Napoli con i maestri di strada. Il lavoro sociale di strada è tanto più generale e necessario di fronte a quello che è successo, in particolare gli sgombri che sono successi qui a Bologna. Secondo punto, organizzando insieme con altri studenti universitari, ovviamente anche di altre facoltà, attività di sostegno scolastico, di animazione, di gioco, di apprendimento in italiano per i minori che si trovano nel nostro territorio, con genitori che non hanno lo stesso
di soggiorno oppure con minori, cosiddetti minori non accompagnati. Non voglio, non posso togliere altro tempo ai lavori, per cui do appuntamento a quanti fossero interessati, qua due date, l'8 e il 15 marzo faremo le iniziative della nostra facoltà, e chi è interessato, per quel che riguarda gli altri lavori, può lasciarci l'indirizzo possibilmente meglio. Ecco, c'è un altro settore che ho preso in considerazione, su cui abbiamo cominciato, anzi gli studenti hanno cominciato un lavoro grosso, che è il settore dell'intervento legato un po' alla cooperazione, ma legato alle tesi volte all'estero. Sono molti i nostri studenti che hanno fatto questa esperienza qui, e la nostra volontà anche di mettere insieme tutti questi studenti e cercare di tirar fuori le energie e le intelligenze che ci sono dentro il loro lavoro e le loro esperienze. Per dare segno anche di questo, le do la parola, anche qui, scusandoci per la velocità con cui stiamo parlando, per la brevità dei nostri interventi, a Matilde Calarigali, che ha fatto un'esperienza che per noi è stata un po' un'esperienza pilota, un'esperienza in Cambogia, e qui vi darà alcuni segni soltanto, perché c'è il tempo di far solo questo. Matilde Calarigali, professoressa di antropologia, la facoltà di scienze della formazione. Grazie, due proprio brevissimi cenni. Innanzitutto il primo è salutare Alex Zanutelli, che di nuovo è qui tra noi, e per dire che il suo invito a proseguire nel nostro lavoro è stato, nei limiti delle nostre possibilità, accolto e cercato di sviluppare. Quello che io credo che la nostra facoltà sta con molta fatica tentando di fare è quello di portare nell'ambito di quello che è il volontariato, di quello che è lo slancio che fa sì che molte persone diano il loro tempo, la loro energia nei confronti del sud del mondo, che è anche tra noi, come è stato qui detto. Ecco, la nostra facoltà credo che stia cercando di portare su questo slancio i caratteri della riflessività, le possibilità che può avere come facoltà, come coacervo di discipline diverse, di poter a questi slanci poter dare una possibilità di categorizzarli, per espanderli, per rendere materia di comparazione con altre azioni che vengono svolte ormai in tutti i gruppi e, dovrei dire, in tutto il mondo. L'esperienza cambogiana è durata 10 anni, è stata un'esperienza a livello personale altamente produttiva, che ha visto coinvolti i miei collaboratori alla mia cattedra, come un lavoro estremamente, devo dire, volontario, perché noi tutti abbiamo lavorato in Cambogia nei momenti delle nostre vacanze. Cioè era volontariato, in quanto non è stato sottratto nessuna parte del nostro tempo al nostro lavoro universitario. E devo dire che tra i nostri studenti abbiamo sempre trovato energie, risorse per tesi, per esperimenti, per esperienze che ripetessero quello che noi svolgevamo in Cambogia in altre zone, come categorie definite il sud del mondo. Naturalmente i risultati sono sempre, in questo campo, a mio parere, evidenti, perché tutti noi assistiamo continuamente all'allargarsi delle necessità di questo nostro impegno. Io comunque, da questa platea così affollata a quest'ora di una tarda sera d'inverno fredda, trago un buon auspicio perché queste energie si moltiplichino nel tempo. In ogni modo, auguri a tutti noi di buon lavoro. Gruppi che hanno lavorato dentro i laboratori nord e sud del mondo. Quindi vengono qui alla ribalta Silvia Martins e Valentina Morgandi, che ci diranno come proseguiamo. Bene, benvenuti a tutti, grazie per il potere, che è sempre una cosa
pericolosa e speriamo di gestirlo bene. Allora, bene, vi dicevo, benvenuti a questo laboratorio Sud-Nord, che ha proprio questo titolo che vuole un po' rovesciare i punti di vista. E, un laboratorio che insomma, ha visto la partecipazione di molti studenti e che ha avuto così ha voluto provare a mettere in contatto il mondo universitario, quello della cooperazione e il mondo missionario. Ed è proprio per questo che questa sera, nella giornata così conclusiva, il dialogo che vorremmo insomma si intavolasse è quello tra i giovani che dopo aver incontrato varie persone e averle ascoltate, aver interagito con loro, hanno così riassunto i loro dubbi e le loro provocazioni per due, diciamo, esperti, se la parola è quella esatta, di missione e di cooperazione. Allora diamo il benvenuto a Sergio Marelli, che ringraziamo, presidente dell'Associazione delle ONG Italiane e di FOSIV. E poi l'esperto, diciamo, di mondo missionario, che è Alex Zanotelli, missionario comuniano. Ok, esperto non è la parola giusta, ma insomma, diciamo, l'esponente di questa parte o di questo punto di vista. E niente, passo la parola a Valentina, che ci racconta un po' quello che è stato il laboratorio e quali sono i passi che abbiamo fatto per arrivare al passo di stasera e alle provocazioni. Buonasera a tutti. Allora, io prima volevo fare una nota tecnica dicendo che questo laboratorio è stato organizzato appunto da giovani universitari in collaborazione con i missionari congoniani e con il Centro Studi Donati. E volevo dirvi appunto che fuori troverete la possibilità di firmare per il bando universitario per il Centro Donati e vi invitiamo a farlo. Se non avete già firmato per altri bandi universitari, se siete studenti universitari bolognesi, avete già dato almeno due esami nell'ultimo anno di corso. Detto ciò, appunto, volevo brevemente raccontarvi un po' questo laboratorio che ha visto le prime tre serate con ospiti molto importanti che ci hanno dato informazioni molto preziose per poi rincontrarci nel gruppo di giovani, elaborarle e così diciamo, riflettere un po' su alcune domande che poi porremo stasera ai nostri ospiti. La prima serata abbiamo incontrato la professoressa Anna Maria Gentili dell'Università di Bologna, il professor Almisi Tosolini e il padre Gianni Nobili, e con loro abbiamo un po' così rivisto la storia del concetto di cooperazione, delineando le caratteristiche fondamentali e appunto vedendo un po' quello che è stata la cooperazione dal giorno in cui è nata e come è cambiata fino al giorno d'oggi. Nel secondo incontro invece abbiamo incontrato padre Giulio Albanese, Gianfranco Morino, medico cooperante in Kenya, e Gianluca Borghi. E con loro abbiamo sviluppato i temi della cooperazione decentrata, sottolineando un po' il fatto di come sia importante che un progetto di cooperazione sia molto flessibile e sia basato su un progetto di medio-lungo termine. E poi abbiamo un po' appunto sottolineato l'importanza della formazione, delle competenze e delle motivazioni di chi vuole fare cooperazione. Inoltre in questo incontro abbiamo visto un po' quelle che sono le contraddizioni di più che mai oggi nella cooperazione e poi abbiamo diciamo, sviluppato l'analisi di queste contraddizioni nel terzo incontro con il professor Luigi Guerra, Charlene Antoadì e ancora con padre Giulio Albanese. E diciamo che tra le tante cose che sono state dette in questo ultimo incontro, quello che ci sentivamo un po' di ripetere è stato l'invito che ci è stato fatto sia soprattutto da Tuadì ma anche indirettamente dal professor Guerra e da padre Giulio Albanese, che è quello di approfittare proprio di questo momento della nostra storia in cui i fondi alla cooperazione sono sempre di meno e l'Italia appunto continuano ad aumentare, per fermarci un attimo a riflettere su quello che è la cooperazione, rimettendo al centro un obiettivo fondamentale che forse col tempo si è un po' perso, visto che la cooperazione, come ci è stato detto, è diventato sempre un po' un business, rimettere al centro un argomento fondamentale,
che è quello della relazione, della condivisione e dell'incontro con le popolazioni con cui vogliamo cooperare e dell'incontro con un altro che è un territorio sacro che va rispettato e stimato prima di tutto, proprio perché non possiamo dire di voler aiutare qualcuno che non stimiamo o che non rispettiamo. E le altre due provocazioni che ci sono state fatte sono quelle di dover, se noi vogliamo cooperare, di dover mettere in discussione quello che è il nostro stile di vita, perché non possiamo dire di voler cooperare veramente se poi col nostro stile di vita non facciamo altro che portare avanti quelle che Giovanni Paolo II chiamava strutture di peccato, ossia il perpetramento di uno stile di vita che continua a, diciamo, a rendere presente le ingiustizie mondiali nel giorno d'oggi. E poi anche il fatto di mettere i nostri politici, tra virgolette, con le spalle al muro, perché operino per quello che veramente noi vogliamo e operino per una cooperazione che è veramente cooperare, lavorare con e non lavorare per. E quindi adesso passo la parola a Luigia che vi leggerà quello che è stato appunto il riassunto che si è fatto nell'ultimo laboratorio dove i giovani si sono incontrati e hanno un po' rielaborato tutte le informazioni che avevamo avuto nei primi tre incontri. Grazie. Buonasera. Quello che è emerso dagli incontri, appunto, come diceva Valentina, è appunto questo documento che rivolge delle domande che sono un po' provocazioni a Zanotelli e a Magelli. Allora, molti di noi sono stati nel sud del mondo per viaggi di conoscenza. Ciò che più ci ha stupito sono le cosiddette cattedrali nel deserto, ossia opere progettate a tavolino e poi esportate con grossi investimenti e impiego di tecnologie avanzate, ma non appropriate al contesto. Vorremmo chiedere a Sergio Marelli: questo modello di cooperazione sta cambiando? Si sta andando finalmente verso uno operare con o siamo ancora fermi ad un operare per? È evidente che per operare con è necessario che formazione professionale e motivazionale vadano di pari passo. Come state agendo nel campo della formazione? Che cosa state facendo perché la formazione tecnica si adegui alla realtà locale, ai suoi reali bisogni? Perché il cooperante sia educato all'incontro di una realtà altra? Dall'altro lato, può capitare che la spinta motivazionale o spirituale, per quanto forte, non sia sufficiente. Il padre Alex, hai mai rilevato delle carenze tecnico-professionali dei volontari o tue? Come pensi sia possibile combinare i due aspetti, quello motivazionale e professionale? Tu, che da molti anni vivi la realtà della periferia, sia nel sud che nel nord del mondo, ti sembra possibile che proprio da lì possa partire una critica radicale a questa economia, ovvero che si possa realizzare, nella definizione di Samir Amin, una solidarietà tra periferie? Come vi siete relazionati con il mondo universitario? È lì che i giovani acquisiscono il loro bagaglio tecnico. Si formano e si preparano per l'attività professionale, ma oggi i contatti sono solo marginali, operati da alcune singole ONG e non strutturati più a fondo. Non ci sembra che esistano forme di valutazione e controllo, specie nel lungo periodo, dell'operato delle ONG, della professionalità delle organizzazioni e dei singoli operatori, con il rischio di ONG a conduzione familiare poco verificabili. Voi cosa ne pensate? Riguardo ai fondi di queste organizzazioni non governative, a che punto siamo nello sforzo di incentivare sistemi alternativi di finanziamento piuttosto che restare ancorati ai contributi di governi e istituzioni sovranazionali? Detto con realismo, partendo da come è strutturata adesso la cooperazione internazionale, secondo voi è davvero possibile che questa riesca a risolvere i problemi delle enormi diseguaglianze del pianeta? O sono solo toppe con le quali cerchiamo di sentirci utili e scaricarci la coscienza? Qual è il ruolo del cambiamento del nostro stile di vita qui? È solo un'istanza etica di giustizia nei confronti dei popoli impoveriti o deve cercare di avere anche una incisività sui mercati?
Sentiamo un divario sconcertante fra la velocità della finanza internazionale e il passo lento delle iniziative di finanza o ormai un commercio alternativo. Le uniche forme di impegno e di lotta che ci sembrano possibili sono quelle che creano comunità e rete fra le comunità e le associazioni sul territorio e tra nord e sud del mondo. Quindi chiediamo a Padre Alex e a Sergio Morelli, voi cosa proponete e cosa chiedete a noi giovani? Allora, a voi la parola è Sergio Morelli. Non hai chiesto niente. No, infatti stiamo qui tre giorni, ho capito. Mi pare che mi dicono di no, però per rispondere a questa serie di domande che testimonia il fatto che avete, si è lavorato bene, avete davvero fatto una, come dire, un compendio delle domande che si potrebbe rivolgere alla cooperazione, appunto avete lavorato bene, ma ci vorrebbe molto più tempo di quanto abbiamo per poter dare alcune risposte, per poter dare tutte le risposte. Io provo così a darne alcune, poi magari ne parliamo, ci ritorniamo sopra, poi come tutte le spalle dei concerti, sapete che prima suona quello un po' meno è, poi suona quello più famoso, quindi poi si pensa lui a completare la cosa. Va bene. Provo a dire qualche cosa. E siccome ho poco tempo, io proverei ad andare subito, come si dice, coi piedi nel piatto, perché altrimenti mi sembra che la domanda più provocatoria per noi ONG sia quella. Insomma, a che punto siamo con questa questione di trovare dei sistemi alternativi di finanziamento per rendere, traduco, se ho capito bene, le ONG meno dipendenti dai fondi pubblici? Allora, proviamo a capire di che cosa stiamo parlando. Perché io dico, ma ci fossero i fondi pubblici, ma dipendenti da che cosa? Da un governo, da governi che da 10 anni a questa parte non fanno altro che tagliare i fondi della cooperazione. Dipendenti da una fonte di finanziamento, il nostro governo, che corrisponde a poco più del 10% delle risorse che noi mobilitiamo. Cioè noi ONG, detto in altri termini per metterla in positivo, facciamo, mobilitiamo risorse 10 volte tanto quanto fa il nostro governo. Quindi penso che non c'è bisogno di dare risposte, basta guardare i dati. Non c'è nessun tipo di dipendenza. Se mai si dovesse temere una dipendenza dalle risorse finanziarie, io, sapete, è quella che temo meno. Io non ho paura a utilizzare il denaro pubblico nei nostri progetti di volontariato e di cooperazione nel sud del mondo, perché io penso che questo sia un nostro diritto. Il governo sta amministrando delle risorse che sono risorse dei cittadini, e se noi siamo delle organizzazioni espressioni di questa cittadinanza, di questa società civile, abbiamo tutto il diritto di utilizzare quei fondi. E non è questa la dipendenza che mi fa paura. La dipendenza che mi preoccupa è quella di quando ci impongono le scelte di dove, con chi e quando lavorare. Di quando tentano di imporci quando portare a casa i nostri volontari e i nostri cooperanti per motivi di sicurezza. Di quando ci impongono molto più subdolamente altre scelte, quelle sì che creano dipendenza. Di adeguarci magari a un modello, a un sistema economico-finanziario che noi sappiamo essere la causa, una delle maggiori cause, o forse la maggiore causa, di tutti i mali che 2 miliardi di persone vivono, quelli che vivono con meno di $1 al giorno, nei paesi del sud del mondo. Quindi sgombriamo il campo da questo luogo comune. Provocatoriamente dico, ma magari potessimo essere dipendenti dai fondi pubblici. Perché vorrebbe dire che questo governo sta mantenendo gli impegni che ha assunto a livello internazionale e sta stanziando le risorse per la cooperazione internazionale. Cosa che invece da 11 anni a questa parte non fanno altro che diminuire, diminuire, diminuire. È stato detto prima, la proposta per il prossimo anno sulla finanziaria, che andrà in discussione alla Camera dei Deputati la prossima settimana, sarà un ulteriore taglio di 152 milioni. Perché? Perché, giustamente un'altra domanda è, ma stiamo facendo qualche cosa che incide o stiamo mettendo delle toppe? Ci dicono che non ci sono risorse. Cioè la motivazione fondamentale per cui ci viene detto che i soldi della cooperazione vengono continuamente tagliati
è perché ci viene detto quando andiamo a Palazzo Chigi a parlare, a discutere, siamo consultati, poi non ascoltati, ma almeno consultati. Quando viene proposto il DPF e poi la legge finanziaria, ci dicono noi vorremmo mantenere gli impegni internazionali, ma purtroppo non ci sono le risorse. Siamo in una situazione congiunturale economico-finanziaria molto difficile, anche le cose anche in Italia vanno male, eccetera, eccetera. E non siamo ciechi, e lo sentiamo anche sulle nostre tasche, la verità del fatto che le cose non vanno bene. Appunto. Però io vorrei mettere qualche però. Ad esempio il primo però è, ma com'è che questa crisi economico-finanziaria è una crisi a livello mondiale, a livello internazionale? E com'è che nella stessa crisi economica altri paesi dell'Unione Europea per il 2006 incrementeranno le risorse per la cooperazione internazionale? Com'è che si dice che non ci sono le risorse, ma poi la stessa cifra che questo governo doveva stanziare per il Fondo Globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria, 130 milioni di euro, quelli non ci sono, non si sanno dove andare a trovarli. Ma poi in questa stessa finanziaria ci sono 100 milioni per finanziare l'acquisto dei decoder digitali terrestri, di queste macchine infernali per vedere altri canali della televisione. Com'è che non ci sono le risorse? Vengono tagliate le risorse per la cooperazione e negli stessi giorni viene finanziato un importo uguale, viene tagliato 100 milioni dei fondi stanziati per il 2005. A ottobre, senza che se ne fosse saputo molto, sono stati tagliati 100 milioni di quelli già stanziati per il 2005. Bene, negli stessi giorni lo stesso Parlamento, nella stessa crisi finanziaria, taglia 100 milioni alla cooperazione internazionale e finanzia con 100 milioni un nuovo progetto di una nuova nave da guerra, che mi hanno detto essere una fregata. È proprio una fregata, sì, poi mi hanno detto che no, invece è un modello di nave, di quelle con i cannoni, eccetera, eccetera. Allora, dove si vuole le risorse ci sono, dove non si vuole mettere priorità, dove non si vuole avere anche la responsabilità di scegliere, perché se è vero che c'è un problema di difficoltà economica, è proprio lì dove si misura la responsabilità della politica di fare delle scelte di priorità. Allora, fino a quando la cooperazione, fino a quando la solidarietà, fino a quando gli aiuti ai paesi poveri resteranno un accessorio che si fa quando ci sono i soldi, come a Natale, no? Noi facciamo i regali ai nostri figli, ai nostri fratelli, ai nostri amici nella misura in cui abbiamo i soldi per poterli fare, altrimenti, siccome sono regali, vabbè, insomma, possiamo o farli un po' meno cari o ridurne il numero o addirittura non farli. Non può essere questa la cultura che guida le scelte dei nostri politici rispetto alla cooperazione internazionale. E sapete perché? Per due motivi. Il primo, che è penso quello che noi tutti in questa sala condividiamo, e cioè il fatto di dire non è etico, non è morale che i paesi ricchi si disinteressino di 2/3 dell'umanità che vivono sotto la soglia di povertà, che vivono in condizioni non dignitose, che vedono tutti i giorni calpestati i loro diritti, la loro stessa vita, la dignità della loro vita umana. E questo è il motivo che condividiamo, spero, tutti noi, ne sono certo. Ma c'è un altro motivo che potrebbero e dovrebbero capire anche coloro i quali non condividono questa nostra sensibilità, che operare, stanziare risorse per la cooperazione internazionale vuol dire garantire sicurezza, pace e futuro qui in Italia. È un interesse nostro, è una questione nazionale quella di aiutare, di favorire i diritti, di aiutare i paesi poveri, di favorire i diritti, di garantire la giustizia per tutti. Perché la disperazione, nella quale vivono miliardi di persone, è un terreno troppo fertile, troppo strumentalizzabile da coloro i quali vogliono i fondamentalismi, i terrorismi, l'instabilità e l'insicurezza. Allora, se non lo capiscono per un motivo etico-morale, devono capirlo per un motivo di interesse nostro. Fare cooperazione, aiutare i paesi poveri e fare l'interesse del nostro paese e fare l'interesse di voi giovani, perché altrimenti vi sarà consegnato un futuro che non sarà sostenibile, che non sarà sicuro, che non sarà vivibile, se volete una traduzione di questi termini un po' altisonanti. E allora poi ci dicono, no, ma c'è un altro motivo, c'è un'altra scusa adesso che stanno utilizzando. Dicono, vedete, l'ho sentito dire pochi mesi fa, all'ultima assemblea
generale delle Nazioni Unite, che doveva valutare i passi effettuati per raggiungere i famosi obiettivi del millennio, no? Sapete, questa tiritera che tutti dicono, e poi 2 mesi fa l'Assemblea delle Nazioni Unite si è riunita per misurare quanto cammino era stato fatto. Sapete cosa hanno fatto? Hanno pensato meglio di cambiare argomento, no? Si sono concentrati sulla lotta, sulla questione del nucleare in Iran, sono tornati sulla questione della lotta al terrorismo, continuando a non capire che fare cooperazione internazionale è l'unica strada per lottare contro il terrorismo. Le guerre, le armi, gli eserciti in giro per il mondo, nemmeno lo sconfiggono il terrorismo. Quindi, oltre che fare danni sulle popolazioni civili, oltre che essere moralmente inaccettabile, oltre che essere contro la nostra Costituzione, non risolvono neanche il problema che vorrebbero risolvere, quello di lottare contro il terrorismo. Ma a parte questo, hanno deciso di cambiare argomento perché dovevano riconoscere che rispetto a questi obiettivi del millennio praticamente è stato fatto poco o nulla. Qual è la giustificazione che adesso si stanno inventando? Perché non è un problema di risorse, dicono, non è un problema di quanti soldi ci mettiamo, ma di come questi soldi vengono spesi, punto, la valutazione, il controllo, eccetera. Certo, noi siamo assolutamente convinti che ci sia anche un problema di controllo, di valutazione, di supervisione, chiamatelo come volete, cioè di vigilare affinché queste risorse siano gestite bene. Però questo non può diventare l'alibi e la scusa al fatto che non vengono messe anche le risorse, la quantità dei soldi necessari per poter risolvere questi problemi. Sapete quanto è stato investito qui nel nostro paese dopo la Seconda Guerra Mondiale per consentire quello che poi è stato il boom, la ripresa economica degli anni 50 della nostra Italia? Sicuramente perché mio papà, i nostri papà e le nostre madri sono stati assolutamente dei grandi imprenditori, tenaci, dei grandi lavoratori, ma ci mancherebbe, lo riconosciamo tutti, ma anche perché il piano Marshall, cioè quanto gli Stati Uniti hanno dato al nostro paese, potremmo dire in cooperazione internazionale, fra virgolette, per ricostruire il nostro paese appena uscito dalla guerra, era un fondo di 30 miliardi di dollari 50 anni fa. Oggi tutti i paesi insieme ricchi danno a tutti i paesi del sud del mondo 50 miliardi di dollari. Allora ci sarà una proporzione tra queste due cifre. Sapete quanto è stato dato alla Germania per riprendersi dalla Seconda Guerra Mondiale? È stato dato in 5 anni tanto quanto è stato dato in 50 anni a tutti i paesi dell'Africa subsahariana. E allora queste cifre vorranno dire qualche cosa. Ma va bene, c'è un problema anche di qualità, di controllo, di vedere che queste cifre, poche o tante che siano, siano gestite bene. Bene, e che cosa ci cominciano a dire? Che l'importante è instaurare la democrazia. Siamo tutti d'accordo. Senza la democrazia, la valutazione, il controllo, eccetera, non può esserci. Perché sapete, uno dei grandi compiti che noi ONG, noi società civile, noi cittadini abbiamo è quello di controllare che i nostri soldi vengano utilizzati bene dai nostri governi. E questo è il nostro dovere, dobbiamo farcene carico tutti, non solo le ONG, ogni cittadino. Dobbiamo forse, e qui adesso lo dico in punta di piedi perché vedo preti di qui, preti di là, quindi mi avventuro su un terreno che per me è un po' scivoloso, ma dobbiamo rileggere la parabola del buon samaritano, Perché certo è importante che sempre ce la commentano dicendo che ha trovato sto povero Cristo per strada, eccetera, ma dobbiamo cominciare a rileggerla alla luce del fatto che questa persona che scendeva e ha trovato uno pestato sulla strada, eccetera, si è preoccupato di trovare una locanda, di lasciare i soldi perché quella persona venisse curata, e poi che cosa gli ha detto? Guarda che io devo andare a sbrigare i miei affari, ma tornerò indietro a vedere come hai utilizzato i miei soldi, e vada bene non fargli mancare niente a questa persona. E forse dovremmo andare avanti a ragionare, come diceva un vescovo della Nigeria pochi mesi fa che ho incontrato, mi diceva, dovremmo ragionare sul fatto che siccome questa strada dove c'è quello lì massacrato di botte è sempre quella, e continuamente tutte le volte che si passa da quella strada si trova qualcuno massacrato di botte, no? E tutte le volte qualcuno deve intervenire su quella strada. Lui diceva, e allora probabilmente è quella strada che c'ha qualche cosa da rivedere.
saranno i sistemi di sicurezza che non funzionano. Interveniamo sulla strada, perché non è possibile che tutte le volte troviamo lì uno massacrato di botte sempre su quella strada. E diceva, forse dobbiamo cominciare a chiederci ma chi cavolo sono questi briganti? E qualcuno diceva, e vorremmo tanto sapere, ma che fine hanno fatto questi briganti, ragazzi? Cioè, questo è un bel elemento di riflessione. Si potrebbe andare avanti. Quindi, senz'altro, la democrazia è importante, ci mancherebbe, ne siamo assolutamente d'accordo e quant'altro. Però, sapete, da che pulpito viene questa proposta della democrazia, magari da esportare e magari da esportare con le armi? Grande contraddizione nei termini, no? Non si può esportare una democrazia e tantomeno si può imporla con la forza delle armi. Ma quando poi sapete, questa teoria viene sostenuta da un paese che ci ha messo 3 settimane per capire dopo le elezioni chi era stato eletto tra i 2 candidati dei presidenti della Repubblica, a me viene qualche dubbio. Allora certo che è importante dire che bisogna utilizzare bene le risorse e lottare contro la corruzione, ma ne siamo tutti d'accordo. E sappiamo che il problema della corruzione nei paesi del sud del mondo è un problema importante. Ma da quale pulpito facciamo questa predica? Dal pulpito di un paese che è appena stato travolto dallo scandalo della Parmalat? Dal pulpito di quei paesi ricchi che hanno appena subito gli effetti di una bolla speculativa che abbiamo visto, la Enron e tutte queste cose montate, eccetera? E poi, come diceva un mio amico africano, un nostro partner africano incontrato qualche giorno fa. E poi, se c'è la corruzione in Africa, ma vuol dire che c'è qualcuno che corrompe però, eh? Allora chi sostiene, chi alimenta questo sistema della corruzione? E per corrompere ci vogliono i soldi. E i soldi noi sappiamo da che parte stanno del mondo. Allora, senz'altro è anche un problema di qualità, senz'altro è anche un problema di controllo. Ma questo non può diventare l'alibi per giustificare il fatto che non si investono risorse sufficienti. Le risorse ci vogliono, gli impegni vanno mantenuti. E poi vorrei dire un'altra cosa, sempre su questo fatto. Questi obiettivi del millennio, che tanto vengono declamati, eccetera, e giustamente vanno sostenuti, noi dobbiamo impegnarci, è un traguardo importante, anche se non ci hanno mai soddisfatto tanto, perché sapete, quando nel 2000 193 capi di Stato hanno detto vogliamo raggiungere questi obiettivi entro il 2015, abbiamo ben capito che hanno detto che vogliamo solamente dimezzare la povertà nel mondo. La volete tradotta in cifre? La FAO 15 giorni fa presenta il rapporto sulla fame nel mondo del 2005 e dice 860 milioni di persone non hanno accesso a cibo sufficiente. Tra l'altro cifra in aumento, che tende ad aumentare. La traduzione di quell'obiettivo del millennio vuol dire che nella migliore delle ipotesi, ma a settembre abbiamo visto che non sarà questo il caso, nel 2015 lasceremo morire di fame solamente 400 milioni di persone. Non mi sembra una grande trovata, cioè non mi sembra un grande obiettivo. Detto questo, però, è importante sostenerlo, perché forse poteva essere e ancora un passo nella giusta direzione. Però proviamo a leggerli da questo punto di vista. Che cosa dicono questi 8 obiettivi del millennio? Lottare contro la dimezzare la fame, dare l'istruzione a tutti i bambini, lottare contro l'AIDS, la salute materno-infantile, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, sono tutti effetti questi. Sono tutte conseguenze. Di che cosa? Di un sistema che non funziona. Cioè di un sistema, di un meccanismo, di strutture. Giovanni Paolo II diceva di strutture di peccato che continuamente ingenerano questi effetti. Allora bisogna attaccare le cause, non gli effetti. Bisogna risolvere la radice, non mettere toppe su un vestito logoro. Perché altrimenti quegli effetti continueranno a riprodursi. E non è un caso, allora, guardate ad esempio che democrazia, lotta alla corruzione, eccetera. Siamo andati a settembre all'Assemblea delle Nazioni Unite con una proposta molto semplice. Costituiamo un Consiglio per i diritti umani, trasformiamo l'attuale Commissione delle Nazioni Unite sui diritti umani, che è composta da 53 paesi, molti dei quali sono i primi violatori dei diritti umani dentro i loro stati. Abbiamo detto, costituiamo un consiglio che è composto da personalità internazionali super partes,
che si intendono di questa cosa e che soprattutto abbia la possibilità di intervenire laddove i diritti umani vengano violati. E non è mica stata accolta questa richiesta, no? La democrazia. Bisogna instaurare la democrazia. Sapete, mi viene in mente un po' la storia dell'uovo e della gallina, no? È nato prima l'uovo, prima la gallina, prima la gallina, prima l'uovo, no? E se mi sembra un po' la stessa cosa, non diamo le risorse perché non c'è la democrazia. Fin quando non c'è la democrazia non possiamo dare risorse, ma senza le risorse noi lo sappiamo che non ci può essere la democrazia. Senza i diritti, senza il benessere, senza il poter avere almeno la certezza alla sera di avere di che cosa riempire la pancia dei propri figli, ma come volete che si possa instaurare, nascere, consolidare la democrazia? È la questione dell'uovo e della gallina e noi non dobbiamo cadere in queste trappole. Noi dobbiamo continuare a dire, certo, sosteniamo gli obiettivi del millennio, ma sappiamo che fino a quando non cambieremo le cause, questi effetti continueranno a riprodursi. Tanto più se si assomma anche questo disimpegno dei governi che degli impegni che hanno assunto a livello internazionale se ne fanno altamente un baffo. Sono delle parole vuote. Tentano di riempire la pancia di chi ha fame con delle promesse, con delle parole. E questa cosa non funziona. Questa cosa non funziona, questa cosa crea disperazione, crea reazione. E allora che cosa fanno? Tentano di fare le leggi Bossi-Fini. Come se restringendo i confini, come se mettendo i fili spinati a Ceuta e Melilla, potessero impedire a dei disperati di buttarcisi contro e farsi ammazzare, pur di tentare di scappare da quella disperazione. E non l'hanno ancora capito. E continuano a produrre un sistema che è un sistema di morte per quelli che restano in quei paesi e per quelli che tentano di scappare da quei paesi, che restano sui fili spinati di Ceuta e di Melilla o che affondano nel nostro mar Mediterraneo, Mare Nostrum, bacino delle civiltà e delle culture. Sì, salvo poi i centri di permanenti e di temporanei di accoglienza di Lampedusa. Non può essere il biglietto da visita del nostro paese, non può essere il biglietto da visita dell'Italia. Chi arriva in Italia oggi riceve questo biglietto da visita, di campi di concentramento dove ancora una volta viene violata la dignità umana di tutte queste persone che il nostro sistema obbliga a scappare, a sradicarsi da quella disperazione che è la realtà dalla quale loro provengono e che continuamente condiziona i loro paesi di provenienza, di nascita e dove avrebbero il diritto di poter scegliere di vivere. Allora chiudo perché ho già preso troppo tempo. Chiudo con un'ultima battuta perché mi è stato detto di proporre anche che cosa possono fare i giovani, che cosa possiamo fare noi. Formazione tecnica, che cosa facciamo? Noi facciamo pochissimo. Noi facciamo tanta formazione, ma sempre più convinti che qualunque cosa, qualunque corso, qualunque strumento noi possiamo dotarci come ONG per formare i volontari, non serve a nulla se non si innesta su un percorso formativo che la persona ha ricevuto da altre realtà, su delle scelte della propria vita che ha fatto altrove e che poi certo trovano nei nostri momenti formativi anche dei perfezionamenti, degli sbocchi, delle opportunità, come dire, delle pennellate finali. Ma vedete, non si può pensare di formarsi alla solidarietà internazionale, a fare un servizio per queste popolazioni del sud del mondo in qualche mese di corsi di formazione. Non si può pensare di farlo, che legami avete col mondo universitario, con i master. Sono cose che vanno benissimo, per carità, ma devono essere la ciliegia sulla torta, ma la torta sta da un'altra parte. Sono scelte che ognuno di noi deve fare per avere uno stile di vita solidale, equo, giusto. E allora certo che poi il master, il corso di formazione dell'ONG, la formazione tecnica può completare adeguatamente questo e consentirci di svolgere al meglio, per quanto possibile, almeno di limitare i danni nel servizio che facciamo alle popolazioni del sud del mondo. Allora, io ai giovani che cosa dico? Io dico che è un problema di tutti quello di formarci a queste questioni. Non è solo un problema dei volontari che intendono, dei cooperanti che intendono partire, è un problema di tutti i cittadini italiani. Ma fino a quando nelle nostre scuole la geografia è ancora insegnata facendo ricalcare le cartine dell'Emilia Romagna, com'è orografica e come cavolo, se no non mi ricordo più, quelle, mi ricordo, le facevo, ricalcando i fiumi, i monti, queste cose qua. E nella migliore delle ipotesi si studia la geografia dell'Italia. Qualche cosa sull'Europa e poi è finita lì.
Vi ricordate le vecchie mappe geografiche del mondo, no? L'Africa, l'Asia, con questa geografia, culture, costume così ricchi, siamo ancora quasi a livello di Sun Leones, no? Cioè lì c'è qualche cosa da qualche parte, un po' di folklore, eccetera. Fino a quando la storia che viene insegnata non è nemmeno la storia dell'Europa che tutti continuano a dire sarà il nostro futuro. Non si parla di Europa nelle nostre scuole, eh? Si parla dell'Italia, si parla un po' dell'Europa, qualche cosa sulla guerra di secessione degli Stati Uniti e la storia di tutte queste popolazioni, storie ricche, ricchissime. Noi che abbiamo fatto i volontari siamo testimoni di quanto siano ricche queste storie e queste culture, ma tutto questo è bandito dai programmi didattici nella maggior parte delle nostre scuole. È lasciato semplicemente alla disponibilità e sensibilità di qualche docente, di qualche professore. Allora certo, formarsi è un dovere di tutti, ma il nostro sistema educativo, che resta la principale fonte, la principale occasione di formazione dei giovani e quindi dei cittadini, non può più non comprendere queste tematiche, perché appunto altrimenti hai voglia noi a perfezionare le nostre occasioni formative come ONG, ma ci manca il materiale di base, ci manca quel percorso formativo, quelle scelte che vengono dentro le parrocchie, dentro i gruppi, dentro i comitati di quartiere, dentro i partiti politici, che educano al senso civico e alla responsabilità di ognuno. Terreno fertile sul quale noi possiamo innestarci, fare qualche cosa per completare questa formazione. La proposta che vi faccio, per poi anche essere concreti, è una proposta che apparentemente forse non c'entra niente con quello che ho detto, un po' staccata. Io ci credo profondamente, la sto proponendo tutte le volte che mi capita di dire qualche cosa in pubblico. Proviamo tutti, provate tutti un giorno a vivere con un euro. Questo è il destino che vivono 2 miliardi di persone in giro per il mondo. Provate a fare questo esercizio, un giorno, fatelo, alzandovi alla mattina e mangiando, perché sapete bene che l'euro è il reddito, quindi un qualche cosa da mettere nella pancia, un piatto di fagioli, di riso, di polenta in giro, ce l'hanno, bene. E poi avete un euro. Attenzione che se per andare a scuola o per andare a lavorare prendete l'autobus, vi siete giocati tutto il reddito della giornata. E se fate come me e andate al bar a prendere il caffè, vi siete giocati tutto l'euro della giornata. E se comprate il giornale per il diritto ad essere informati, vi siete giocati il reddito di una giornata. E se comprate la merendina per un figlio vostro che va a scuola, vi siete giocati il reddito della giornata. E se tornate a casa e volete mettere qualche cosa sotto i denti, avete un euro da spendere per mangiare una seconda volta al giorno. Provate, proviamo tutti a fare ogni tanto questo esercizio. Un giorno per vivere con un euro al giorno. Forse capiremo qualche cosa di più. E quando l'abbiamo provato io vi faccio questa proposta. Questo euro, santa pace, mettetelo da qualche parte, per chi volete voi. Aiutateci a non essere dipendenti da quelle risorse che non ci sono, perché le risorse sono importanti, le risorse devono essere gestite bene, ma ci vogliono. Forse questo esercizio, se lo facciamo noi e se lo proponiamo in giro, fa toccare con mano davvero di che cosa stiamo parlando e quanto sia duro vivere in queste situazioni. Allora forse la nostra testa, la nostra cultura, le nostre scelte, la nostra quotidianità potrà da quel giorno cambiare. Ringraziamo tantissimo Sergio Marelli perché in così poco tempo è riuscito a darci un contributo così prezioso e sappiamo che non è un contributo improvvisato ma viene da tanti anni di esperienza nel sud del mondo, un'esperienza di 6 anni in Burundi e adesso un'esperienza che sta mettendo, sta aiutando le ONG italiane e la cooperazione italiana. E adesso passiamo alla parola a Padre Ari. Non posso fare la spalla lì perché ce l'ho rotta, tenterò di fare quello che posso. Sono cose che succedono in acqua. Abbiamo fatto un incontro sull'acqua
siamo scesi verso le 11, verso mezzanotte, in strada, e stavamo parlando con di noi, c'era proprio a fianco una donna, è passata una moto per scippare la corsa, lei ha tenuto duro e ha vinto, quando l'altro ha mollato mi è venuto addosso, mi si è calentato bene, ho rotto l'omero e il servizio di mani, quindi ho fatto la cuscinetta. Quindi non posso proprio fare la spalla questa sera. Allora, permettetemi, io ho ascoltato con molta attenzione, ho ascoltato queste domande, forse bisognava farle un po' volte e cercare di risponderci in maniera forse più colloquiale a questo livello, non lo so, perché sono anche delle domande interessanti, rispondere in blocco diventa problematico. Io prima di tutto non sono un esperto di nulla, meno che meno rappresento il mondo missionario, non rappresento neanche i comboniani, perché i comboniani molta gente non mi vuole proprio vedere. Io sono qui questa sera perché penso che una delle cose, e vorrei proprio partire da lì, penso che l'unica cosa onesta come missionari che dovremmo fare è un profondo atto di conversione. L'unica cosa che mi era venuta in mente quando è arrivato spiazzato io da Venezia, sono arrivato a Nairobi, la prima volta che ci ho celebrato una chiesa con una comunità keniana, mi è venuto spontaneo a fare l'unico gesto che mi sentivo di poter fare. Prima di iniziare la messa mi sono messo lì davanti e ho detto: vedete, voi siete neri, io sono tutto bianco. Posso immaginare quello che c'è dentro le vostre teste quando vedete un piano. Penso che non si può celebrare questa messa se non ricevo il vostro perdono. E ho chiesto a ognuno di venire di tracciare sulla mia mano un piccolo segno di croce dicendomi: ti perdono, fratello bianco. E l'hanno fatto così un po' tutti, sono bellissimi. La missione oggi davvero deve riprendere il cammino della conversione se vuole diventare davvero, se vuole annunciare buona novella. Siamo tutti in crisi, per voi tutti che stiamo qui a parlare di cooperazione, a parlare di missione. Penso che siamo qui davanti a un mondo che davvero vive un momento drammatico e forse l'unica cosa onesta è prima di tutto confessare i propri peccati. Quindi non sono qui rappresentando nessuno, non sono qui gloriando di questa qualcosa che non ho, e vengo e volevo proprio mandare solo 20 minuti, quindi cercherò di rispettarmi. Vengo da un viaggio e volevo proprio cominciare, invece di cominciare dal sud del mondo, comincio dal nord del mondo. Vengo lasciato 5 giorni fa Napoli, dove c'è in atto una lotta molto forte tra comitati civici e le istituzioni pubbliche sull'acqua. E l'ultimo giorno che ero lì, i giornali titolavano Zanotelli dall'ultimo atomo a Bassolino. Bassolino voleva riceverci prima non c'era da ricevere. Poi ha detto sì, ricevo Zanotelli. Ci abbiamo ragionato, abbiamo detto noi non vogliamo dare la vita a Bassolino. O Bassolino promette di ritirare la delibera del 23 novembre 2004 sulla privatizzazione dell'acqua, o non siamo noi adesso che non incontriamo Bassolino. E i giornali titolavano appunto questi titoli. Guardate che non è uno scherzo, e per favore non ho a che fare con un governo di centro-destra, è un governo di centro-sinistra, a tutti i livelli, a Napoli, in regione, in provincia e in comune. È incredibile come si debba arrivare a certe posizioni, quello io non ne capisco. Sono andato in Calabria per stare vicino a una comunità, una giornata soltanto, una comunità della comunità di liberazione. Sono state 8 persone, una coppia, bravissima, uno tra l'altro un giovane che sarà qui in questi giorni a Bologna a ritirare il premio invece di Fregarchini. E ci siamo trovati proprio in solidarietà con questa comunità. Guardate che è incredibile quello che sta avvenendo sotto i nostri occhi in questa nazione. La Calabria con l'UCC
discussione per l'onorevole Fortuno, guardate che ci ha detto a chiarissime lettere prima di tutto che la 'Ndrangheta è la regina delle cosche mafiose e che vuole controllare e vuole governare. Non per nulla l'hanno ucciso con una precisione: la 'Ndrangheta vuole potere politico. Punto e basta. Ha ragione Bregantini quando al funerale ha detto una parola molto forte: non si tratta della 'Ndrangheta semplicemente della Locride, ma soprattutto a Roma. Io ho detto a Bregantini, era presente, che ci ha trovato in questa comunità, io avrei aggiunto a Roma, ma soprattutto nelle cupole, perché oggi è tutto un sistema mafioso, da cima in fondo. Proprio in questo ho avuto la netta percezione. Guardate, tra l'altro, una delle cose incredibili è la connessione strettissima che c'è tra logge massoniche e 'Ndrangheta. Ogni cosca mafiosa ha il suo rappresentante nella locale loggia massonica, ogni loggia massonica ha il suo rappresentante nella 'Ndrangheta. A questo aggiungete i servizi segreti e capite il potere, dove sono e dove vanno. Notate, è stato per me un altro bagno, un problema di regola nato, tutto prendere la camorra, la sanità, eccetera. È stato un ritoccare bellissime delle figure, anche con la Bregantini, la sua resistenza, questo giovane, questa piccola comunità. Guardate che si rischia. Sono andato poi in Sicilia. E abbiamo fatto una giornata con i giovani a Palermo, poi sono andato ieri a Ragusa, invitato per la situazione dell'acqua, dove si voterà, penso si vogliono aprire le buste domani. Guardate che lì, insieme con la gente, abbiamo voluto prima di tutto ricordare, mi sono rimasto di stupo, quest'ultima storia degli immigrati. Guardate che sono già 25 corpi restituiti dal mare e ogni giorno ne arrivano dei nuovi, sono di nuove tragedie, quest'ultimo imbarcazione, e la notizia, io sapevo che finora per ogni attraversata costava 1.200 euro, no, adesso costa 3.500 euro ogni attraversata del mare. Sapete cosa vuol dire mettere insieme quei soldi? E sono soldi che vanno alle mafie tunisine, e alla mafia siciliana, oppure quella mafia egiziana, quella, vengono spartiti equamente. E capite che cosa vuol dire? Cominciate a... Questo viaggio è in giro appunto per il sud. Con questo, io volevo proprio partire da lì per dirvi, guardate che cominciamo a leggere i nostri sud, nel nord. Guardate che la storia di Katrina ha svelato quello che c'era dietro gli Stati Uniti, vi ha svelato gli Orleans, vi ha svelato le povertà. Nel cuore dell'impero stesso, vedete che razza di situazioni vivete. Ecco, penso che questo lento camminare in questo sud, davvero proprio in questi giorni mi ha fatto molto riflettere, in quella sanità dove io vengo, e dove sto lavorando ed operando, per dire che cosa questo camminare mi sta portando sempre più a capire come ormai i problemi sono ovunque. Quello che io vi volevo dire prima era: guardate, smettiamolo per favore di continuare a pensare in maniera che noi andiamo a fare non so quali cose. Riconosciamo prima di tutto che viviamo tutti dentro un sistema che permette a pochi di avere quasi tutto a spese di molti morti di fame, sia a nord che a sud. Aiuta pochi ad avere sempre di più, a spese dei più che hanno sempre di meno. Questo è il cuore. Riconosciamo che siamo prigionieri di un sistema, ma prima di tutto qua dentro. Proprio giorni fa mi leggevo un'email mandatami dalla professoressa dell'università, mi sembra che sia lei da voi a Firenze,
era passata per Roma e aveva partecipato a un incontro di università di ragazzi che si stavano preparando al master per lavorare nel sud del mondo, in Africa, eccetera. Lei è rimasta di stucco, come davanti alle incredibili cose, i racconti fatti, le spiegazioni date, come che davvero non reggeva, ma come nessuno dei giovani abbia reagito. Guardate che noi non ce ne accorgiamo neanche di ingrato di sistema Vigliano, come siamo prigionieri della nostra cultura occidentale, della nostra superiorità, superiorità religiosa, superiorità razziale, superiorità civile. Siamo noi la cultura, la religione, la... E guardate per quello che ci metto dentro. Ho detto che faccio l'esame di coscienza a tutto, al mondo, non soltanto a noi, ma anche a livello missionario. Dobbiamo incominciare a rimetterci in discussione, a capire che siamo parte tutti di un sistema che ammazza ed uccide. Se noi non ci rendiamo conto di questo, guardate tutte queste storie di, non so io, organizzazioni non governative, di robe, di corsi, di robe, guardate che stiamo semplicemente perdendo tempo. Eppure è proprio questo quello che non viene detto nell'università. Guardate, io ho fatto con Beppe Grillo a Napoli una giornata, un pomeriggio che abbiamo preso in giro gli insegnanti di economia classica alla Federico II. Ma c'è da sbellicarsi dalle risa. Eppure, cavoli, come insegnante con una serietà, con tanto, e nessuno che si azzarda a dire una parola, perché quella è la verità. Guardate che se noi non abbiamo un minimo di coraggio di rimettere in discussione tutto quello che noi chiamiamo scienza, ma è inutile che andiamo ad aiutare chissà chi, dobbiamo aiutare noi prima di tutto, ridimensionarci radicalmente. Il problema non è aiutare gli altri, il problema non è fare cooperazione, il problema è giustizia. Guardate che se a questo mondo non ci convinciamo che l'unica soluzione che può dare un futuro a tutti è un minimo, non domando un massimo di giustizia, ma un minimo di giustizia che permetta a tutti a questo mondo di poter vivere minimamente come figli di Dio, o se non siete credenti, come uomini e donne degne di quel nome. Guardate che vi citava prima, e ve lo diceva prima Marelli, quando diceva dei 3 miliardi, cavoli, sono la Banca Mondiale, dice che sono 3 miliardi di persone che vivono sotto i 2 euro al giorno. Questo è assurdo, quando voi pensate che ogni vacca europea 2 euro e mezzo a testa al giorno, e ogni vacca americana ne ha 5, ogni vacca giapponese ne ha 7. Ma come fate a continuare nelle università, nelle scuole, davanti a un sistema che ammazza e uccide, che tratta metà dell'umanità in questa maniera? E poi abbiamo ancora il coraggio di andare a fare corsi per andare ad aiutare loro. Ma l'unico aiuto che possiamo fare è rimettere in discussione un sistema che ammazza e uccide. Non c'è altra via ormai. Guardate che la mia gente l'aveva capito molto bene. Quando l'ultima sera che ho fatto ancora faccio, mi hanno detto: Alex, vogliamo pregare su di te, tu non puoi uscire da quella faccia se noi non preghiamo su di te. E ho detto: che bello. Mi hanno chiamato in una stanzetta, una lunghissima preghiera, durata 2-3 ore. Verso la fine uno ha detto: padre Alex, in ginocchio. Mi sono inginocchiato in mezzo a tutti e tutti mi hanno imposto le mani. Mi sentivo queste mani che mi perravano come piombo. E uno, un pastore, gridava: papà, adora quest'uomo, il tuo Spirito Santo, donaglielo con forza. Sentivo che mi schiacciava, perché adesso può... Adesso che ritorna dal suo popolo, dalla sua tribù, possa davvero, attraverso la potenza del tuo spirito, convertire la sua tribù bianca. Guardate che se la tribù bianca non si converte, guardate che non c'è speranza per il popolo. All'80% questa tribù si dice, si definisce cristiana. Ma come fate a definirci? Come facciamo a definirci cristiani?
quando trattiamo metà del mondo come lo stiamo trattando, quando ammazziamo 50 milioni di persone all'anno per fame, quando l'anno scorso 130 milioni di bambini non sono riusciti ad entrare in prima elementare perché non hanno i soldi, i genitori per mandarli in prima elementare, e giù, e giù, e giù, e giù. Come facciamo? Come facciamo a dirci cristiani quando per difendere i nostri privilegi, il 20% del mondo ricco bianco, spende quello che spende in armi, 1.000 miliardi l'anno scorso, di budget, di bilancio armi. Abbiamo costruito tante armi atomiche da distruggere il mondo 4 volte, non uno, tutto possiamo far saltare per aria. Abbiamo tante armi chimiche, non l'aveva Saddam Hussein, le abbiamo noi armi chimiche. Possiamo uccidere 5.000 volte la popolazione mondiale. E questo è il problema, secondo me. Tocca a noi, aveva ragione la mia gente di cuore, faccio Alex. Dona papà il tuo spirito perché perché Alex possa tornare e convertire la sua tribù bianca. Guardate che questa tribù bianca sta pesando talmente attraverso il suo stile di vita, attraverso le spese in armi, pesando talmente tanto sull'ecosistema che ci sta assaltando letteralmente l'ecosistema. E avete visto l'ultimo rapporto ONU che ci dà praticamente 50 anni. Guardate che sono 1.300 scienziati, 4 anni di lavoro, ci danno una 50 anni per cambiare sistema economico, stile di vita. Eppure non c'è nulla da fare. Quelle cose che dico qui questa sera, voi non le sentite all'università. Ma allora cosa pretendiamo? Preparare, come si chiama, gente che va per fare che cosa? Per far guadagnare il sistema. Ma guardate che alla fine, io con tutta la mia lotta che ho fatto negli anni 85 ho pagato con il simulamento all'inizio la lotta sulla cooperazione. Ho sbollognato via così proprio per l'attacco fondamentale che abbiamo fatto ai 1.900 miliardi, ma tutta la cooperazione italiana. Avevamo detto una torta da spartirsi, non è l'interesse dei politici italiani per risolvere i problemi dell'Africa, avevamo detto loro della fame in Africa, è piuttosto la fame dei nostri partiti, ma di soldi, e difatti se li sono spartiti per bene anche i 1.900 miliardi nell'85-86. Ricordate il commissario Forte, giù di questo passo, con i socialisti. Sono queste le logiche. Guardate che non è cambiato nulla. L'unica cosa di cui sono grato a Berlusconi, che ha detto la verità quando è stato ministro degli esteri. Quando ha detto, non sono ministro degli esteri, sono qui per fare affari. Infatti si chiama il Ministero degli Affari Esteri. Guardate che mica solo Berlusconi che ha fatto gli affari al Ministero Esteri, sono affari che facciamo. Quindi diamo i nomi al proprio quello, quindi non parliamo di cooperazione, non, è quello che mi rammarica di più, che tutte queste lotte non hanno portato quasi a nulla. Il centro-sinistra che vuole adesso governare non ha, per me, da tutto quello che ho capito, guardate che discuto con tanti, non ho trovato, ancora non hanno trovato la capacità di avere una politica estera seria, ma soprattutto una capacità davvero di avere una politica di solidarietà con il supermondo. E qui, dato che il mio tempo sta passando, permettetemi soprattutto una cosa, l'appello sull'Africa. Non è questione, per favore, semplicemente morale ed etico. Io stasera dovevo passare a prendermi il volume che mi hanno portato da Londra perché volevo leggermi, ho letto sommario finora. Il volume che si chiama Our Common Interest. È il volume preparato da Blair, della Commissione sull'Africa del governo Blair. È interessantissimo il titolo. È nostro interesse comune risolvere, dare una mano per risolvere i problemi dell'Africa. Altrimenti i problemi dell'Africa ci travolgeranno tutti. Smettiamola di parlare di etica e di parlare di moralità, parliamo di interesse. È interesse nostra regione, il piano Marshall. Se l'Europa non sarebbe messa in piedi se fosse stato per un piano Marshall,
che ci ha dato una mano per partire. La Our Government propone un piano Marshall che costa 50 miliardi di dollari all'anno, una miseria. Governo, la Commissione dice che basterebbe che ognuno di noi risparmiasse metà pacchetto di chewing gum, cioè di gomma, cos'è la gomma che mastichiamo, per ottenere 50 miliardi di dollari all'anno. Sufficiente per far partire un serio piano Marshall, per dare una mano. Ce n'ha di bisogno, altrimenti, guardate, non terremo fuori gli immigrati. C'è talmente già oggi una pressione incredibile. E nonostante che non sono i CPT interni, stiamo facendo fuori in Libia, in Bielorussia, per buttare fuori questa gente. Non li terremo fuori, ma neanche Roma ci è riuscita a farla. I barbari hanno preso Roma come un frutto cotto alla fine. Ci prenderanno altrettanto così anche noi. Quindi se vogliamo parlare di cooperazione, se vogliamo parlare di missione altrettanto, ho detto che la missione ha bisogno di fare questi discorsi. Cioè il discorso della buona novella ai poveri, davvero di sporcarsi le mani da quella parte, fare stare da quella parte, leggere la realtà partendo da loro, nell'approfondo, nell'annuncio che Dio è il Dio degli ultimi, è il Dio di chi non conta, è il Dio dei diseredati, è il loro Dio. Caro Coccio, questo me l'ha insegnato con una forza sconvolgente. La missione è chiamata questa, altrimenti anche noi come missionari, col nostro stile di vita in Africa, non faremo altro che venire a venire la polina in bocca a tanta gente verso uno stile di vita che non potrà mai essere il loro, e se per caso fosse il loro, a questo mondo non ci potremmo più vivere. È questione ormai che tutti dobbiamo ripensare tutto, ma radicalmente, partendo dall'università. Dovrebbe darvi questi discorsi, dovreste sentire dal mattino alla sera. Le università, qui avete la più antica università d'Europa, mi dicono che sono stati istituiti come centri di libero pensiero nel Medioevo. Sono il posto dove oggi avete meno libero pensiero di questo paese. È importante per voi giovani chiedervi questo. Allora capirete quello che verrà dopo, saranno delle scelte vere. Fate una scelta della missione, saprete perché lo fate e in che stile farlo. Se fate una scelta di dare una mano, saprete in che maniera farlo, e ritornando qui saprete che cosa significa. Non è importante i 2 o 3 anni che i volontari fanno nel sud del mondo, ma quando ritornano qui quello che fanno. Io non posso accettare di avere 15.000 volontari rientrati in Italia che oggi sono in posizioni, guardate, di grossissimo rilievo, in ospedali, ovunque, eppure non sento la forza sconvolgente, cioè, se loro sono stati toccati dai poveri, ma vale altrettanto per noi missionari. Quello che dico questa sera a voi dovreste sentirlo detto da tutti i missionari, perché questa è la situazione che stiamo vivendo. Si tratta di vita o di morte per tutti. Diamoci da fare perché vinca la vita, grazie a voi. Penso che forse sia più funzionale se
se ne raccogliamo due o tre, e tre magari, e poi rispondiamo in gruppo. Abbiamo visto, perché c'è veramente poco da aggiungere a quello che ha detto Padre Arci, perché davvero io partirò per primo nel mio esame di coscienza, però ne approfitto lo stesso perché credo che sia in linea più o meno con quello che diceva lui. Ti faccio delle domande dirette, qualche anno fa mi rispondesti in un modo, te lo ripropongo perché sono uno spinato romantico. Allora, io dico, il sottotitolo di questa serata era la responsabilità dei propri sogni. Allora, dico, a proposito della responsabilità dei propri sogni, io ho un sogno, quindi, e vorrei avere cura di questo sogno anche in termini di responsabilità. Il mio sogno è una cooperazione, una relazione soprattutto col mondo, non mi piace anche più parlare del sud del mondo, era del sud anche in qualche caso del mondo, quindi una relazione col mondo che si costruisca su un terreno fertile. Io ritengo che questo terreno fertile dovrebbe darlo la politica, dovrebbe darlo la Chiesa, dovrebbe darlo l'informazione. Allora io chiedo, hai già risposto, ma te lo chiedo per se eventualmente se vuoi aggiungere qualcosa, chiedo che speranza c'è in una politica che formalmente a volte prende la distanza da questo sistema di sviluppo, ma che poi formalmente ne prende le distanze, ma poi che sostanzialmente appoggia tutto quello che l'impero e questo tipo di sviluppo ci offre. Che speranza c'è in una Chiesa che ritiene Padre Zanottelli e altri dei pericolosi, scomodi, reazionari, e che speranza c'è in un'informazione che è totalmente al servizio di questo impero e di questa strategia. Io chiedo, faccio una domanda, Padre Alex, se uno si volesse impegnare per cambiare quali cose, quindi politicamente, all'interno della Chiesa, dei movimenti della Chiesa, dei movimenti di sinistra, eccetera, come fai? Dove metti l'impegno? Metto in questa politica qui? Metto in questa Chiesa qui? Dove lo metto? Spiegami tu dove posso mettere questo impegno. Grazie. La prossima domanda è, vi ricordo che il percorso del laboratorio Sud-Nord non è un percorso che vuole concludersi, ma è un percorso che vuole rimanere aperto, e quindi già insomma stiamo pensando, e da dicembre inizieremo a lavorare su eventuali piste di continuità che possano portare la riflessione da Bologna e aprire i nostri orizzonti da Bologna ma anche al resto dalle periferie di Bologna, meglio, alle altre periferie del mondo. Allora, io avevo una domanda per Zanottelli. Prima hai parlato di logge massoniche e dicevi che la mafia fa riferimento alle logge. Io, cioè, che sapessi c'era la P2 e poi, cioè, di altre logge massoniche non ne ho più sentito parlare. Volevo un chiarimento, poi non so se c'è una questa domanda da grazie. Io sono stato molto interessato dai discorsi che hanno fatto sia Pagliari, sia l'altro relatore, il dottor Marelli, in merito all'economia e alla variazione di mentalità, all'economia e alla variazione di mentalità che dovrebbe esserci nei prossimi anni, che voglio auspicare nei prossimi anni. A me sembra che sia un po' confuso il discorso, non riesco bene a visualizzare che cosa vuol dire cambiare il metodo economico. Sembra che il metodo che si è stato delineando negli ultimi 200 anni, c'è stato appunto 200 anni per delinearsi, è un metodo basato sulla domanda e sull'offerta, ma che cosa potrebbe in 50 anni sostituire un metodo che per nascere ha chiesto una continua evoluzione, continue scoperte, se vogliamo, ma anche negli ultimi 50 anni. Quindi la cosa aperta ai relatori, sia per quanto riguarda la
sia per quanto riguarda il pensiero di una missionaria, come hai visto le varie sfaccettature del discorso che rimane. Sembra molto importante quell'affermazione. Per favore aspettiamola di puntare i diti in su. Dio dov'è? Sarebbe una delle domande che dovremmo finirla e smetterla di farci. Guardate che quel Dio, se siete credenti, punta il dito in giù. Tu dove sei? Dov'è? Perché è successo quello che è successo? Leggete di Andy Hill i suoi diari e capirete un po' quello che ci sta dietro a questo capovolgimento della maniera di vedere Dio. Questo ci porta alla responsabilità storica. Guardate che tocca a noi, i disastri sono fatti da noi, uomini e donne. Dio non è Lui che dovrà venire a consolare noi, saremo noi in caso dovremmo consolare Lui davanti allo sfacelo umano che stiamo combinando. Guardate, provate a pensare che Dio ci ha impiegato 4 miliardi e 200 milioni di anni per far arrivare la vita dove è arrivata. L'uomo ha il potere di distruggere in un giro di un pomeriggio. Ecco il peccato, ecco l'assurdità. Perché vedete, abbiamo fra le mani una responsabilità storica enorme, soprattutto voi giovani. Io dico a tutti i giovani che incontro, siete l'ultima generazione. Cioè i vostri figli avranno un problema. Mandando avanti di questo passo a vivere su questa terra. Guardate che non è né Liberazione né Manifesto che lo dicono. Il New York Times un mese fa ha scritto queste parole: un presidente che non è capace di capire la gravità della situazione ecologica che stiamo vivendo non è degno di governare questo paese. Ma è l'unica cosa onesta che possiamo dire, perché guardate di una gravità enorme la situazione. Quindi sono responsabilità nostra. La domanda che tu ponevi, con la politica, la Chiesa e l'informazione che abbiamo, cosa fare? Prima di tutto con la politica. Io, lo sapete la mia posizione sulla politica, io ritengo che è fondamentale che dobbiamo riprenderci la politica, perché ne abbiamo abdicato alla politica. Cioè oggi non è più la politica che decide. Chi decide sono le grandi forze finanziarie, 300-400 famiglie a livello mondiale, 300-400 famiglie, che legate alle logge massoniche, servizi segreti e alle varie mafie, governano il mondo, come governano localmente. L'altro giorno abbiamo fatto una conferenza stampa, c'era l'avvocato Marotta di Napoli, ma l'analisi che ha fatto di Napoli e l'ha definito il comitato degli affari che gestisce questa città, ma è vero, cioè sono gli affari, è la finanza che decide tutto, i politici o si adeguano o se ne devono andare, e questa è la tragedia nostra. Dobbiamo recuperare adesso la politica, cioè dobbiamo far sì che l'economia e la finanza obbediscano alle decisioni dei nostri rappresentanti e non che i nostri rappresentanti obbediscano. Ecco il problema. E qui allora capisci la difficoltà della politica, non è facile. Io ritengo che oggi dobbiamo continuare a farlo questo sforzo, a tentare di mandare avanti delle persone sapendo i limiti che ci sono dentro questo sistema. E io riterrei fondamentale in questo senso la creazione sempre più importante per me di una società civile
che si organizza. La società civile non intendo per favore la società così generica, intendo gruppi, gruppuscoli, cooperative, comunità di base che sono critiche del sistema, che lavorano per l'alternativa e che si mettono insieme e diventano soggetto politico. I partiti non ne vogliono sentire di questa roba. Ma guardate che per me è una delle poche vie che ci rimane. Se vogliamo lentamente tenere sotto tiro i partiti per spingerli a fare quello che possono dentro questo sistema in cui viviamo in questo mondo e ritentare finché riusciamo a riprendere il potere politico in mano. E quindi, secondo me, lo sforzo sta qui. Secondo domandavi a livello di Chiesa. La Chiesa, adesso sapete fare discorsi Chiesa di una volta perché è talmente vasta, per esempio, per dover parlare di Chiesa, non è soltanto la Chiesa cattolica, c'è tutta una serie, bisogna forse parlare anche delle religioni, perché giocano oggi un ruolo enorme. Se parliamo di Chiesa, allora parliamo per l'Italia, parliamo di Chiesa cattolica, in Italia, guarda, io non ho problemi a dire che la Chiesa si sta lentamente adeguando ed adagiando, io dico diventando funzionale il sistema, e questa è la mia impressione da fuori. Per favore voi pensate subito, ah ma il vescovo, no, sono noi, siamo noi, le comunità cristiane, ci siamo adeguati tutti. Guardate che la differenza tra noi e le prime comunità cristiane era che se voi studiate bene il Nuovo Testamento, vedete immediatamente che quelle comunità pauline, giovannee, non so, erano comunità alternative all'interno. Ha ragione Tacito quando diceva che erano odiatori sui generi umani. Erano i cristiani erano odiatori del genere umano, perché avevano visti come gente che viveva in maniera alternativa. Ma noi oggi chi è che ci vede dei cristiani che vivono in maniera umana? Mai più. Quindi ecco il problema, ecco l'adeguarsi. Questo però riflette sui problemi sottenuti anche in chiave magisteriale. Io per esempio una delle cose su cui sto insistendo in questo periodo e mi sento molto tranquillo anche a livello di ortodossia a questo livello. Quello che sto chiedendo è che la Chiesa Cattolica, che ha una bella tradizione fra l'altro di dottrina sociale cattolica, è buona direi come dottrina, che non ha assolutamente, non è tradotta in prassi. Ma neanche insegnata, neanche usata le domeniche, nelle omelie o usata nelle catechesi, non c'è. La nostra, guardate, la fede così come è vissuta, io la definirei di puro intuismo. Io e Dio per andare in paradiso. Ma ha ben poco a che fare con la mia vita concreta, quotidiana, le mie scelte economiche. Ed ecco il problema. Secondo, per me, a livello interno della Chiesa Cattolica, a livello magisteriale parlo, dovrà trovare la forza per davvero far sì che il Vangelo diventi forza di cambiamento a tutti i livelli. Perché per esempio all'interno della Chiesa Cattolica siamo così duri su un aspetto come il sesso o altri aspetti, durissimi, e non contesto questo. In una società come la nostra, dove ormai voi non comprate più nulla se a fianco non avete il corpo nudo di una donna, può essere profezia anche la durezza cattolica in campo di sessualità. Ma no, guardate che la sessualità in campo cattolico è basata su tre detti di Gesù. Gesù ha almeno 30-40 detti sull'economia, molto più duri. Cosa ne abbiamo fatto? A una donna che prende la pillola, io come prete devo dire che non può farla più. A un uomo che ha miliardi in banca, mentre c'è gente che muore di fame, poi non può farla più. Nel Vangelo di Gesù e facendola poi passare in tutti, provate a pensare in chiave ecologica, non c'è neanche, ma chi va mai a confessarsi, chi va a confessarsi di aver peccato non so in chiave ecologica, pure oggi guardate il macello che stiamo producendo, non c'è neanche coscienza, quindi abbiamo delle responsabilità qui enormi, quindi la Chiesa se vuole davvero dare una mano deve recuperare tutta la sua direi forza profetica, ma far sì che la parola diventi davvero qualcosa che ha a che fare con tutta la vita, in tutti i campi. Questo per me
diventa fondamentale, quindi poi questo porta ad impegni. A livello informazione, che speranza trovare? È chiaro che noi siamo prigionieri, cioè ricordiamoci che i mass media sono nelle mani del potere finanziario, oggi economico-finanziario. L'Italia è uno dei casi più emblematici, il nostro Presidente del Consiglio è in mano all'80% dei media di questo Paese. Tra l'altro domandatevi anche come ci può essere una democrazia, dove il Presidente, il capo del governo, ha in mano l'80% dei media. Ma come fate a decidere democraticamente se non sapete la verità dei fatti? Quindi notate che ci pone questi dei problemi enormi. Ma al di là di questo c'è un altro problema, che l'informazione non è mica informazione, è merce. Cioè i media sono usati per farci girare tutti come dei topolini. Guardate, prendetevi quel televisore, per guardate che ogni italiano, l'italiano medio oggi spende sulle 30 ore settimanali davanti al televisore. Se voi pensate che in prima serata pressappoco il 30% del tempo è pubblicità, contro la legge, eh? Ma stiamo già battendo il 30%, vuol dire che un italiano medio spende facilmente sui 14-15 anni davanti al televisore, 4-5 anni della propria vita media, a vedersi quel tipo di pubblicità e incominciate a capire come ci fanno girare i pirilli. Guardate che se noi non ci rendiamo conto di questo, è chiaro che noi siamo prigionieri di questi mezzi, quindi è fondamentale. Ecco allora l'importanza qui, in questo senso, che cosa fare? Dobbiamo prima di tutto renderci conto di questo, ma trovare i mezzi altri, e ce ne sono oggi, che vanno da stampa alternativa a libri, che ce ne sono a non finire, ma anche a programmi fatti bene, DVD o video fatti estremamente bene, ne conoscete tantissimi di questi, che ci aiutano veramente a una nuova riflessione a questo livello. Penso che se non facciamo questo sforzo, guardate, continueremo ad essere prigionieri di questo sistema. Per cui soltanto se riusciremo a fare dei salti, hai ragione, qui se vogliamo chiedere speranza bisogna che abbiamo il coraggio poi di fare dei salti grossi. Solo una domanda che facevi, cosa fare qui come conseguenza? Io direi che fondamentalmente quello che ci viene chiesto è prima di tutto un leggere la realtà, vedere. Penso che una delle grazie più grandi che possiamo ricevere oggi è aprire gli occhi, è leggere la realtà. La prima cosa che dobbiamo riconoscere è la cecità. E quindi qualsiasi sforzo fatto a questo livello diventa liberante. Secondo, non si tratta soltanto di aprire gli occhi, di leggere la realtà. Secondo, è chiaro che dobbiamo impegnarci. Voi direte, in che cosa? Prima di tutto, è già uscito anche prima, il problema dello stile di vita. Marelli vi ha dato prima anche l'indicazione, provate a vivere con un euro al giorno e capite subito, soltanto per fare, io quando viaggio la notte, arrivo il mattino stanco stufo, mi prendo un cappuccino e una brioche, un 2 euro e qualche cosa, altro che un euro al giorno, soltanto semplicemente per quello. Notate, provate a, è lo stile di vita, ma è chiaro. Consumiamo al di sopra delle nostre possibilità, problema del cibo, della carne, mangiamo troppa carne che ci fa male, tra l'altro. E andate giù e giù e giù. Cioè, dobbiamo incominciare a capire che questi cambiamenti non avverranno così, lottando contro quali strutture. Non c'è un nemico fuori di noi. Il nemico siamo noi, la legge di noi. Uno degli sbagli del marxismo è stato quello di proiettare la lotta per il cambiamento fuori di me, c'è un nemico, non c'è un nemico, se abbiamo un impero siamo noi l'impero, se vogliamo cambiare è perché noi vogliamo cambiare. E qui voi passate a tutti quelli che sono, ne avete a non finire di possibilità
che vanno dal consumo critico, soprattutto i grandi boicottaggi, guardate che funzionano. Basterebbe che l'università, molti di voi vanno all'università, faceste un'analisi di quello che consumate il mattino, quello che mangiate durante la pausa, quello che bevete. Basterebbe alcune serie, per esempio i boicottaggi, fatti dai collettivi studenteschi, seriamente fatti, scrivendo lettere alla multinazionale, avete visto la storia della Nestlé in questi giorni, a scrivere ai supermercati e ai giornali, guardate che avete una forza incredibile. Stessa cosa vale per le banche, chiedetemi per favore in quali soldi avete le banche, perché l'università, la vostra scuola e la vostra parrocchia, dove sono i quali, se sono in banche che sapete pagano per la guerra, è inutile dire che sono contro la guerra in Iraq. Se poi ho i miei soldi dentro la BNL, la Banca Nazionale del Lavoro, come si chiama, il Banco di Roma, quello di Torino, come si chiama? San Paolo di Torino, sono fra le peggiori. E guardate che queste cose funzionano. Unicredit e Banca Intesa si sono ritirati da questo, semplicemente per le pressioni che abbiamo fatto contro le banche armate. Nel giro di un anno hanno tagliato, quest'anno erano presso poco 1% che rimaneva, praticamente stanno concludendo, ma è chiaro che queste cose funzionano. Dobbiamo cominciare a capire che abbiamo degli strumenti fra le mani e che questi strumenti funzionano. Infine, io non posso entrare in quel problema se volete, permettetemi tre suggerimenti in chiave ecologica. Primo, proprio perché sono coinvolto con l'acqua, dite di no alla privatizzazione dell'acqua. Io non so come sia la situazione a Bologna, per favore andate in consiglio comunale, cercate di capire cosa viene, ma guardate, non permettete che l'acqua, che il privato entri sull'acqua. Guardate che è una cosa fondamentale, l'aria e l'acqua. Discutete di ferrovie, io sono disposto a discutere su tutto, ma non su delle cose talmente fondamentali come l'aria, e stanno già comprando, gli Stati Uniti hanno comprato chilometri quadrati di ossigeno in Africa. Guardate che con la crisi che avremo di acqua in avanti, le multinazionali stanno comprando questa roba, almeno questa ha il vantaggio di essere di vetro, ma guardate che è una delle cose più oscene che possiamo fare, andare a bere queste cose. Ma è concepibile, per esempio, che io vengo dalla Val di Non. Quando vado a casa mia, mi trovo queste bottiglie, io vado alla Spina e mi prendo l'acqua pura delle Dolomiti. Tutti ridono, sono io il pazzo di turno. Ma siamo matti. Ma cioè, vedete come ci fanno diventare matti. Guardate che se l'acqua del rubinetto vostro vi fa male, potete portare il vostro sindaco in tribunale. È lui il responsabile di quell'acqua. E l'acqua deve essere buona. Cioè, notate, guardate che se noi permettiamo il privato, il minimo che crescerà è del 100% le bollette. La Tina, mi dicevano degli amici giorni fa, è già arrivata al 300% bollette che si alzano. Sapete cosa vuol dire questa roba per i poveri? Se oggi avete 50 milioni di persone che muoiono di fame, domani avete 100, 200 milioni di persone che moriranno di sete. Chi può permettersi con meno di un euro al giorno comprarsi questa roba? E capite quello che significa l'acqua. Quindi dite di no alle mega centrali, basta con le centrali. Ma è possibile che la Germania sia 30 anni avanti a noi e non è un paese solare? E noi che siamo un paese solare non utilizziamo ancora il sole? No a tutte le centrali, no ai, non usate neanche la parola termopolarizzatori, usate no agli inceneritori. Dovete avere il coraggio di dire basta con questa storia, rifiuti zero. Guardate che dovete cominciare quando andate a comprare la roba, basta con la plastica, con questi sacchetti, con questa roba. Pensate a quanta roba buttiamo via, andate a comprarvi un regalino, uscite con tanto di roba dal negozio, andate con la vostra sporta. Comprate le cose che sono riusabili, rifiutate l'uso e getta. E terzo, raccolta differenziata casa per casa. Guardate che i rifiuti, cioè sono soluzioni, tocca a noi. Vedete che queste cose non sono così lontane, non sono stratosferiche, ce la possiamo fare. Non,
Guardate, io non parlo neanche di ritornare, parlo di ritornare alla sobrietà felice. Guardate per favore che magari, dico io, il nord del mondo fosse felice. Potremmo dire almeno abbiamo fatto felice il 20% dell'umanità. Ma più stiamo bene, più felici siamo. Perché? Ma perché non abbiamo più tempo per le relazioni umane. Non ce n'è più. Perché tutti stiamo correndo per far soldi, per mantenere uno stile di vita che non è. Ecco il problema. Sobrietà, felice. Un po' più sobrio, avremo forse di meno, avremo più tempo per relazionarci. Guardate che non ci sono più relazioni in Occidente. Ve lo dice Bauman, che dovrebbe essere in Italia in questi giorni a fare un giro. Bauman, il più grande sociologo oggi ritenuto in Europa, dice che non ci sono più relazioni umane. Non esistono. È la mercificazione di tutto. Vedete allora che sono questioni che ci toccano tutti. Ecco perché la mia gente mi ha detto ritorna e converti la tua tribù bianca. E infine una parolina, ho finito, sul problema del, come si chiama, delle logge massoniche. Guarda, lasciate là, il problema dell'economia, quale altra economia. Sulle logge massoniche, nota, è vero, la P2 è quella che non sta fuori da Gallo, ma guarda che hai una potenza di tutti i tipi di logge massoniche, non so, dal Grande Oriente, c'è tutto un esempio, potentissime oggi. Sono, e non se ne vuol parlare, incredibile anche questo silenzio su tutta questa roba qui, ma sono profondamente, vi ho detto prima quell'affermazione molto forte che ho fatto, che proprio anche giù in Calabria risultava con una, ormai a livello locale l'ho trovato a livello mondiale alla stessa maniera. Qui si tratta di cominciare le ragioni, di rompere il silenzio, cominciare a parlare, ad andare, ci dicono chi siano, perché ci devono essere le società segrete, col nome, ma perché mai? Cioè, son, vedete, non potete avere una democrazia con questo tipo di condizioni, quindi non entro poi in tutte le spiegazioni. Lascio invece a te la domanda molto bella sull'economia, quale economia potremmo inventare? Non c'è, vi dico solo questo, nessuno ha l'idea di quello che sarà l'economia in futuro. Dovrà nascere dal basso attraverso i nostri sforzi e la sua musica. Perché penso che adesso rischio di diventare presuntuoso, arrogante e forse maleducato. Quindi ve lo dico prima, così voi mi perdonerete in qualche modo. Forse maleducato, perché io penso che una delle maniere, uno dei modi, visto che c'era una domanda, per che cosa, come fare dentro la nostra Chiesa, sia di cominciare a porre queste domande non solamente il prete. Perché io penso che tutti noi dobbiamo darci una risposta. Perché io penso che uno dei problemi che noi abbiamo dentro la nostra Chiesa è che a noi, al di là di tutti i discorsi, la dottrina sociale, eccetera, ci viene chiesto di parlare di economia e non di occuparci delle questioni della nostra Chiesa. Allora, l'arroganza diventa che adesso provo, e qui è arroganza perché non so tanto che cosa dire, perché era a me rivolta quella critica di maleducazione, non di certo a te. Però io penso che l'atteggiamento fondamentale sia innanzitutto quello che noi dobbiamo volere bene a questa Chiesa. Cioè, io penso che noi non dobbiamo metterci nell'ottica, anche quando giustamente e doverosamente svolgiamo il nostro ruolo critico, ma di disamorarci. Questo ci è stato detto chiaramente. Non può, in qualunque scelta, non può se non essere una scelta di amore quella che ci guida, per la Chiesa, per la democrazia e quindi per i partiti. Allora il nostro atteggiamento deve essere quello di dire io in prima persona che cosa posso fare lì dentro per far andare le cose meglio, più coerentemente, più fedele alla parola. Perché vedete, io penso che Chiesa reazionaria, lo accennava anche Alex, ma quanti di noi, io per primo, ma quanti di noi abbiamo letto i documenti della dottrina sociale della Chiesa? Ma siamo così sicuri se li abbiamo letti? Prima domanda, se li abbiamo letti. Seconda domanda, che siano dei documenti così reazionari.
Allora vengo invece alla domanda che mi compete come analitico sull'economia, ma mi attacco esattamente a questo. 41 anni fa, l'anno scorso si è celebrato il 40esimo, il Papa che ha aperto il concilio, Giovanni XXIII, ha fatto un'enciclica che si chiamava La Pace in Terris. Dentro questa enciclica, 41 anni fa, Giovanni XXIII diceva che il più grande problema che io mi prefiguro rispetto allo sviluppo, all'economia, sempre in qualche modo, è quello che c'è un forte disequilibrio, dice La Pace in Terris 41 anni fa, a proposito di Reazionaria, no? Il grosso disequilibrio, la grossa sfasatura che c'è tra la velocità e l'efficacia con la quale si stanno costruendo le strutture economiche a livello internazionale e la grande lentezza, cioè la grande inefficienza, nel costruire nel frattempo le strutture politiche che possano controllare quelle economiche. Il discorso che faceva Alex, Pace in Terris, 1964. E diceva, dice la Pace in Terris, se non recuperiamo questo equilibrio, cioè se non riacceleriamo la politica o freniamo l'economia, cioè se non rifasiamo questi due pilastri che determinano in qualche modo lo sviluppo e il futuro, lo sviluppo futuro e il futuro, andremo incontro a un'ingovernabilità. Poi vi faccio un'altra citazione, bellissima, mi chiedo scusa ma non ricordo il titolo del libro, ma c'è un libro, forse il padre Ottavio me lo ricorda perché mi sembra che sia un vostro libro, ma che nella copertina riporta una frase bellissima, e non ricordo il titolo, ma la frase bellissima è questa, dice: ci sono solamente due tipi di persone che pensano che con questo sviluppo economico si possa garantire un futuro. Sono, che è? Il titolo è Obiettivo di crescita. Esatto, Obiettivo di crescita, lo sapevo che padre Ottavio ce lo diceva, edito dalla Eni, pubblicità occulta. Allora, ce ne sono due persone che possono pensare che questo ritmo di sviluppo economico possa essere garantito in futuro. O i pazzi o gli economisti. O è un pazzo o è un economista. È importante questa cosa. Perché? Perché appunto facciamo la giunzione delle due cose che sono per me interessanti per rispondere a quella domanda. Cioè nel disequilibrio, cioè nell'impossibilità di controllare l'economia, questa economia e questo sviluppo ci sta portando verso un buco nero, ci sta portando verso un'insostenibilità. Alex ricordava la questione ambientale, è forse la più sensibile. Non dimentichiamoci che in questi giorni c'è in corso la conferenza mondiale sul protocollo di Kyoto. E questa resistenza a adottare il protocollo di Kyoto, in particolare di alcuni paesi, è un grosso, direi un preoccupante presagio negativo per che cosa potrà capitare in futuro. E il fatto che economia non controllata, il fatto che il nostro governo, insieme ad altri paesi, abbiano acquistato delle quote di inquinamento, adesso io uso un linguaggio semplice per farmi capire, cioè vi è chiaro il concetto? Ve lo spiego in altri termini? Noi dovevamo, l'Italia, come gli altri paesi, ai sensi del protocollo di Kyoto che noi abbiamo firmato, dobbiamo rientrare di alcune quote, cioè dobbiamo ridurre la quantità di inquinamento prodotta dal nostro paese. Qual è l'alternativa che si sono inventati gli economisti e i pazzi? Appunto, la possibilità di acquistare quote di inquinamento, cioè tonnellate di CO2 che possono essere prodotte, da paesi che sono al di sotto degli standard del protocollo di Kyoto. Vi è chiaro? E chi sono questi? In particolare alcuni paesi in via di sviluppo. Che cosa cavolo volete che inquini il Burundi? Io sono stato 6 anni, cioè anche a mettercela tutta, non è chiaro? Quindi siccome il Burundi è un creditore di produzione di anidride carbonica e l'Italia è un debitore perché ne produce di più, l'Italia ha acquistato settimane fa 100 milioni di tonnellate di anidride carbonica. Cioè dice, io posso andare fuori dal protocollo di Kyoto di 100 milioni di tonnellate di anidride carbonica.
Capite che questa è la logica perversa, perché ancora una volta si dice basta che ho i soldi e posso permettermi di distruggere il pianeta, basta che ho i soldi, compro quote di CO2 e poi posso inquinare fin quando voglio. Allora, questa è la logica perversa di questo modello economico, è un esempio, ne potrei fare mille altri e un altro ve lo faccio. Perché non regge questo modello economico e quindi in qualche modo spero che riusciate a intravedere perlomeno qual è la direzione nella quale noi facciamo delle proposte per cambiare. Un altro esempio che vi voglio fare. Qual è la ricetta che i pazzi e gli economisti propongono, adesso un po' tagliata con la mannaia, ma fondamentalmente propongono per risolvere il problema delle povertà, della miseria, del sottosviluppo, del mal sviluppo, del divario nord-sud, eccetera, eccetera. La grande ricetta è libero mercato e libera concorrenza. Perfetto. Proviamo a dargli ragione, faccio 3 minuti di questo esercizio, dopo faccio, al quarto faccio un po' fatica, ma per 3 minuti gli do ragione. Dico va bene, avete ragione. Allora, ipotesi, questa è la ricetta, svolgimento del problema. Prima constatazione, è 50 anni, cioè mezzo secolo, che da dopo la seconda guerra mondiale, questa è la ricetta che viene proposta. E è vero e non è vero che, non noi, ma la Banca Mondiale dice che aumenta il divario tra ricchezza e povertà. È vero o non è vero che gli indici di mortalità, di fame, di accesso all'acqua, eccetera, peggiorano? E 50 anni che continuano a dire che questa è la ricetta. Allora, la prima cosa che mi viene in mente nello svolgimento del problema è quantomeno una ricetta un po', come dire, è una soluzione un po' strana, è una soluzione un po' traballante, è una soluzione che non sembra, dopo 50 anni che è applicata, che stia dando i frutti che si era promesso. Cioè non sta facendo quello che, per esempio, la Thatcher in Inghilterra durante i suoi governi ha applicato pedissequamente. Per esempio quello che il Fondo Monetario Internazionale continua a applicare a dei paesi del sud del mondo, l'Argentina, no? Infatti si è visto, il miglior scolaro del Fondo Monetario Internazionale è l'Argentina, perché il governo è quello che ha eseguito al meglio le politiche del Fondo Monetario, infatti hanno fatto un salto giù di 100 metri nel buio, hanno avuto un crack finanziario che gli è saltata l'economia. Chiusa la parentesi, ma da 50 anni dicono, se facciamo crescere la ricchezza nei nostri paesi già ricchi, per tracimazione, cioè il vaso si riempirà così tanto che la ricchezza, l'acqua, trasborderà e anche chi è fuori da questo vaso delle ricchezze verrà irrorato dall'eccedenza della ricchezza che dal vaso tracima. Questa in buona sostanza è la sintesi fatta da uno come me che facevo il camionista da giovane della teoria del trickle down, i pazzi e gli economisti la chiamano così. 50 anni che la aprono e 50 anni che non funziona, cioè 50 anni che continuano a dare dei risultati esattamente nella direzione opposta. Quindi, primo svolgimento del problema, avete ragione, però 50 anni che non funziona, scusate. Secondo passaggio dello svolgimento del problema, ok, avete ragione, siamo ancora nei 3 minuti nei quali gli diamo ragione. Ma se avete ragione, se è vero che è questa la ricetta e la soluzione, perché non l'applicate in tutti i comparti? Volete qualche esempio? Il primo esempio, lo abbiamo citato prima, sulle risorse umane. Cioè non è vero che il libero mercato e la libera concorrenza, ammesso che sia la ricetta, ammesso che gli diamo ragione ancora per 2 minuti, è la ricetta applicata anche per quanto riguarda l'immigrazione. Perché il libero mercato e la libera concorrenza, mi spiegate che cosa ci azzecca con le quote, la Bossi-Fini, le frontiere, i permessi di soggiorno, tutte queste cose qua. Se è libera concorrenza e libero mercato, non capisco dove sta il problema. Se la manodopera straniera costa meno, non capisco dove è il problema nella logica del libero mercato e della libera concorrenza. Ma guarda caso lì, e spero che mi state capendo, sto facendo un paradosso per spiegare, perché ci mancherebbe che sono qui a dire che il nostro paese non si deve preoccupare di tutelare i lavoratori italiani, eccetera. Non è questo chiaramente il problema. Ma perché i teorici di questa soluzione non la applicano all'immigrazione? Cioè perché non dicono anche lì lasciamo la libera circolazione, la libera concorrenza, eccetera? Volete un altro caso dove io vi dico, avete ragione però, perché questo non capita su un settore fondamentale come quello dell'agricoltura? Che cosa sta capitando?
sta capitando un meccanismo perverso per cui, a doppio senso, stiamo dando due fregate contemporaneamente ai paesi del sud del mondo, ai paesi poveri. La prima è che tutte le merci, in particolare i prodotti agricoli, perché la stragrande maggioranza di questi paesi sono esportatori di prodotti agricoli, poi c'è qualcuno che ha un po' di diamante, un po' di metallo, ma fondamentalmente sono i prodotti agricoli. Quel misero 1% del commercio mondiale che proviene dall'Africa, appunto, potrebbe, mi viene in mente adesso, terzo però, ma come, la soluzione, com'è che non funziona? Continuate da 50 anni a liberalizzare i mercati, la libera concorrenza, eccetera, tutto il continente africano contribuisce per l'1% al volume del commercio mondiale. E scusate, mi pare ancora che la ricetta non funziona. Detto questo, quel misero 1% fondamentalmente sono prodotti agricoli. D'accordo? Che cosa succede? Che per i prodotti agricoli di provenienza del sud del mondo, i nostri paesi, Europa, per non parlare sempre solo degli Stati Uniti, ma Stati Uniti, e per raggiungerci il Giappone, l'Australia, noi facciamo bene a criticare gli Stati Uniti, ma guardate che Giappone, Australia fanno delle politiche liberiste molto peggiori, o tanto peggiori, o tanto peggio quanto quella degli Stati Uniti. Quindi usciamo anche noi un po' da questi luoghi comuni. Guardiamoci in giro che cosa capita nel mondo. Chiusa la parentesi. I nostri paesi, Europa in primis, che cosa fanno? Mettono delle quote, cioè delle limitazioni quantitative, non possono entrare più di 8 tonnellate di zucchero, problema molto serio, avete visto sui giornali, c'è stato un grosso negoziato in vista della conferenza di Hong Kong che si terrà dal 13 al 18 dicembre dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, del WTO. Perché? Perché lo zucchero è un problema importante per l'Europa. Qui nella pianura padana ci sono i vieticoltori che coltivano le barbabietole da zucchero per fare lo zucchero. E se non ci fosse questo meccanismo di limitare la quantità di zucchero in provenienza dai paesi del sud del mondo, col fisco che questi continuano a vendere lo zucchero delle barbabietole. Perché? Perché costa molto di più. Evidente, no? Infatti il secondo meccanismo qual è? Limitare le quantità e mettere dei dazi doganali. Cioè lo zucchero che viene dall'Etiopia, da Cuba, dal Brasile, eccetera, eccetera, no? Viene tassato, viene messo un dazio, di modo che si possa alzare il prezzo e lo zucchero prodotto in Italia, in Francia, eccetera, mantenere la concorrenza con lo zucchero in provenienza dei paesi del terzo mondo. Ma com'era? Libero mercato e libera concorrenza? Ah, qui non funziona. Ma non è finita. C'è l'altra fregatura che gli diamo. Noi paesi, Europa, America, eccetera, siamo anche produttori in eccedenza di alcuni prodotti, per esempio per l'Europa tutti i lattiero-caseari, il latte, il formaggio, eccetera, e il grano, per esempio. Che cosa succede? Che queste eccedenze che noi accumuliamo nei famosi magazzini comunitari, a un certo punto deve essere smaltita. Ci sono due canali fondamentali per smaltire queste nostre eccedenze. Il primo è il grande affare degli aiuti alimentari. Cioè, quando succede una catastrofe, anche giustamente, questi magazzini vengono smobilitati, utilizzati per inviare degli aiuti alimentari in questi paesi. Vi racconto che cosa è successo, perché a me l'ha raccontato un leader, il leader, il segretario generale della più grande organizzazione contadina a livello mondiale, che si chiama La Via Campesina. È una ONG internazionale che raccoglie milioni di piccoli produttori, di piccoli contadini dei quattro continenti, dei cinque, perché anche in Europa c'è la Via Campesina. Mi raccontava, Henry si chiama, siccome lui è originario del nord dell'Indonesia, della provincia di Banda Aceh, oramai diventata non tutti famosa purtroppo per lo tsunami, mi raccontava che cosa è successo, me lo raccontava a Porto Alegre, quindi all'inizio di quest'anno, che cosa è successo dopo lo tsunami nella provincia di Banda Aceh. Allora, per farvela breve, come tutta l'Indonesia, il piatto di base, così dice, la razione base di quella provincia è il riso. E l'ondata dello tsunami, tra tutti i disastri che ha fatto, tra l'altro ha distrutto le risaie della provincia di Banda Aceh. Perché le ha distrutte fisicamente e perché, avendo esondato acqua salata di mare, di oceano, probabilmente per molti anni ci sarà un problema di salinità elevata dei terreni e ci sarà difficoltà a produrre. Bene, quindi scatta il meccanismo degli aiuti alimentari.
Il consumo medio stimato della provincia di Banda Aceh di riso è stimato in 40.000 tonnellate di riso. È arrivato lo tsunami e purtroppo si stima che 200.000 persone hanno perso la vita a Banda Aceh. Quindi, se tanto mi dà tanto, ahimè, il consumo dallo tsunami in avanti è meno di quello che normalmente veniva consumato. Sapete il governo statunitense quanto riso ha inviato nella provincia di Banda Aceh nei 3 mesi successivi allo tsunami? 120.000 tonnellate di riso al mese. Dov'è Enghibu? Perché uno dice, ma che bravo, evviva! Anzi, che generosità! Come quando io facevo il volontario in Burundi al porto di Dar es Salaam, ho visto il grano, dono del governo dell'Unione Sovietica, con i sacchi provenienza Cernica. Io l'ho visto e sono pronto a essere querelato da qualunque giornalista censare. Io l'ho visto. Sapete qual è il trucco dietro la generosità del governo statunitense del 3 volte di quantità necessario per il riso in Banda Aceh? Che quello era un riso OGM, derivato geneticamente modificato. E sapete quali sono le conseguenze dei prodotti OGM? Uno, la questione della salute. E guardate, facciamola breve, io la spiego così, facciamola molto semplice, perché io sono una persona semplice. E i problemi complessi bisogna anche semplificarli. I miei nonni mi hanno insegnato che alla fine le persone semplici forse hanno più sale in zucca di quelle che fanno tanto di più. Cosa proponiamo noi sul problema degli OGM? Molto semplice, il principio di precauzione. Sapete che cos'è? È il principio per cui, siccome metà scienziati dicono che non c'è nessun problema se diventa sani, grossi e robusti come gli americani e non fanno nessun problema gli OGM, anzi, quelli che dicono che risolvono la fame nel mondo, vabbè, quelli li ridiamo dietro, perché sappiamo tutti che non è questo il problema. Ma quelli che dicono che si diventa robusti, forti, eccetera, eccetera, oh, sono scienziati che lo dicono. Ma ci sono un'altra 50% di altrettanto scienziati che dicono che questi fanno dei disastri enormi sulla nostra salute. Quindi io perlomeno dico non so chi ha ragione dei due. Che cosa dice il principio di precauzione? Dice questo. Se io, padre e madre di famiglia, vedo mio figlio sul bordo di un terrazzo, di un davanzale, come dire, ho il 50% delle probabilità che se fa così cade nel balcone e quindi pesta il sedere e finita lì. Ma se fa così, al 50% delle probabilità di cadere dal terzo piano ed ammazzarci. Che cosa dice il principio di precauzione? Il principio del buon padre e madre di famiglia? Che nel dubbio io lo tiro indietro o no da quel davanzale. Questo è il principio di precauzione. Questo è quello che noi chiediamo. Fino a quando non sarà definitivamente risolta questa disputa tra gli scienziati, il principio di precauzione. Perché se poi dovessero avere ragione, come io personalmente penso, quelli che dicono che fanno dei casini sulla salute, oramai i casini se li avranno fatti. Quindi, il riso 3 volte tanto, mandato come aiuti alimentari dal governo statunitense nella regione di Banda Aceh, è OGM. Primo problema, che cosa capita con la gente? Non si sa. Qualcuno dice che diventeranno grandi croci, qualcuno dice che ci sarà qualche problema. Ma il secondo problema, per tornare alla questione dell'economia, e questo è certo, io sono un economista agrario, quindi se volete non sono uno scienziato, ma queste cose le ho studiate. Quello che è certo, lo sanno tutti e lo riconoscono anche gli scienziati più possibilisti, diciamo così, è che i grani OGM geneticamente modificati non sono riproducibili, cioè non si possono piantare per riprodurre il riso, perché o proprio sono sterili o danno una produzione molto più bassa perché sono geneticamente modificati. D'accordo? E voi sapete tutti qual è una delle usanze più invise, più ricorrenti nelle popolazioni del sud del mondo, in compreso Banda Aceh, che è quella di tenere una parte del raccolto per il seminato, perché non hanno i soldi, il famoso euro, per andare a ricomprare le sementi. Che cosa pensate che stia succedendo a Banda Aceh? Quando tutte le risaie sono finite, quando tutte le varietà locali stanno sparendo, arriva 3 volte tanto di quantità di riso OGM. Che cosa faranno i contadini lì? Saranno costretti, per forza di cose, a riseminare quel riso. Spariranno le varietà locali e sapete qual è il risultato? Che dovranno, per forza di cose, essendo sterili quei semi, tornare ad acquistare le sementi dalle multinazionali che controllano i processi di modifica genetica delle sementi e dei grani, dei cereali, in questo caso del riso,
E voi capite qual è il business che si sta, l'affare che si sta ingenerando mascherato dietro gli aiuti alimentari? E questo è il primo modo per smaltire le nostre eccedenze aiuti alimentari. Scusate, eccedenze agricole. Il secondo modo è che invece è il canale più normalmente, che è quello commerciale, libero mercato, libero commercio, commerciamo tutti, facciamo crescere che poi tutti beneficeranno dello sviluppo commerciale economico del nostro mondo. Bene, sapete che cosa succede alle nostre eccedenze agricole? È che vengono sovvenzionate per essere esportate nei paesi del sud del mondo. Perché al rovescio, ma voi pensate che qualcuno potrebbe comprare in Bangladesh il grano, il frumento prodotto nella nostra pianura padana con quello che ci costa a noi la manodopera, i trattori, il gasolio, le sementi, gli antifertilizzanti, gli antiparassitari, i camion, i trasporti, i sacchi e porco giù? È chiaro che non ha senso nessuno. Eppure sapete che cosa mi ha detto uno, il leader di una delle più grandi organizzazioni dell'Honduras qualche mese fa? Ma la situazione in Honduras è questa: il mais prodotto dai contadini honduregni viene immesso sul mercato dell'Honduras a 26 dollari al quintale. Il mais esportato commercialmente, non come aiuto alimentare, secondo canale, esportato commercialmente dagli Stati Uniti sull'Honduras, vale la stessa cosa per il grano francese nei confronti dell'Africa centrale. Allora, il mais esportato dagli Stati Uniti dell'Honduras arriva sul mercato locale a 10 dollari in meno al quintale, a 16 dollari al quintale. Com'è possibile? Questo mais è stato prodotto in un paese dove i costi di produzione sono infinitamente superiori. È stato imballato, è stato stoccato, è stato messo su una nave, ha fatto 3.000 km per mare, è stato scaricato, è stato ristoccato nei magazzini del porto dell'Honduras, di Tegucigalpa, è stato distribuito all'interno e arriva nel mercato del villaggio della Serra dell'Honduras o della costa a 10 dollari in meno di quello prodotto nel campo lì vicino. Com'è possibile? Semplice. Semplice. Il governo degli Stati Uniti, come l'Unione Europea, come il Giappone, come l'Australia, eccetera, eccetera, come la Cina, sovvenzionano le loro esportazioni. Ma non erano mica quelli della soluzione del libero mercato e della libera concorrenza. E allora qui dov'è il libero mercato e la libera concorrenza? Lo diceva Alex, le nostre vacche, le nostre mucche, invece vacche in italiano, 2,5 dollari al giorno di sovvenzione. Tutto questo sistema, sapete quanto vale? Per l'Unione Europea vale 350 miliardi di euro. Cioè noi con le nostre tasse paghiamo 350 miliardi di euro all'anno per mantenere questo sistema, 350 che è 7 volte tanto quanto tutti i paesi messi insieme danno in aiuti ai paesi di via di sviluppo, che sapete essere 50 miliardi di dollari, di euro, ormai siamo lì. Noi sosteniamo questo sistema ingiusto con 350 miliardi di euro all'anno, che poi hanno tutte queste degenerazioni, salvo poi appunto tornare a dire la soluzione è il libero mercato, la libera concorrenza, la crescita economica. O riequilibriamo la politica e l'economia, o queste cose scappano di mano a tutti e fanno dei danni in giro per il mondo, oppure ricadiamo nelle categorie dei pazzi e degli economisti. Io non voglio stare né nell'una né nell'altra. Grazie a voi. Volevo soltanto darvi una, se volete, una provocazione. Io non riesco a capire una cosa. Come un uomo, un italiano, poi ho detto ma cosa possiamo fare? Abbiamo fatto un gesto molto provocatorio, eppure nessuno ne parla ed è silenzio totale. Parlo di Tui Vaccaro, siciliano. Io non l'ho mai conosciuto prima, è venuto da me penso in Ziluli, a Napoli, trovato da me alcuni giorni. Mi ha detto un po' quello che pensavo di fare, mi ha chiesto ma cosa ne pensi? Ho detto ma secondo me è sulle tracce di quello che hanno tentato negli Stati Uniti parecchie suore domenicane, parecchi gesuiti, sono tre suore domenicane ancora in galera per questa cosa, e dico guarda, tocca a te, sei disposto ad andare in galera? Sei disposto, la famiglia com'è? Ti ha fatto un po' di esame. Qui è partito
è andato a Assisi, ha comprato un martello, l'ha deposto sulla tomba di Francesco d'Assisi e questa è la benedizione di Francesco su quel martello. Con quel martello è andato in Olanda, ha vissuto gli ultimi 20 anni in Olanda. Allora, deve aver osservato per un po' di giorni una base militare NATO, Wenstrecht, e il 10 agosto, e il giorno dopo il 9 agosto, 60° anniversario della bomba di Nagasaki, è penetrato nella base di Wenstrecht, come abbia fatto con tutta la sicurezza che c'è oggi con il terrorismo, è ancora un mistero, è penetrato, è riuscito ad entrare nel hangar, cioè hangar dove questi grandi capannoni, dove c'erano, sapeva che c'erano due aerei F-16 che portano le bombe atomiche. È riuscito ad entrare negli aerei, con quel martello ha spaccato il comando. Poi è uscito e si è fatto arrestare. Notate, c'è stato il processo, 27 è stato, abbiamo avuto la sentenza, il 27 ottobre, la sentenza è 6 mesi per lui, 750.000 euro di ammenda per i danni e se non li paga, 12 mesi più, un altro anno, lui adesso si è appellato, rischia 4 anni in più, oltre a questo. Notate incredibilmente l'ha fatto questo gesto perché lui ritiene, giustamente per me, che il legale non era lui a entrare da dentro, ma sono quelle bombe atomiche e quegli aerei. E nel processo questo è venuto fuori, lui è stato condannato per vandalismo. Questo non mi sorprende. Mi sorprende però che in Italia non si riesca a parlare di Turi Mancari. Ho fatto la conferenza stampa alla Camera, eravamo con due senatori, due professori di università, fra cui c'era Baracca, che è appena uscito con un volumaccio così, Il Nucleare, dove dice che mai come oggi, neanche durante la guerra fredda, siamo vicini a una guerra atomica, nonostante la conferenza soltanto Liberazione e ANSA hanno dato la notizia. Punto e basta, e non si riesce a far nulla. Da qui capite come non vogliamo assolutamente rimettere in discussione nulla. Su Turi, per favore, Mancano, è ora che incominciamo davvero a dire, è uno che ha fatto un'azione, l'ha fatto con conoscenza di causa, sulla scia di Plauschers negli Stati Uniti, gesuiti, suore domenicane, è un non violento. Eppure guardate il silenzio totale, non si riesce a farlo, pensate il manifesto, ho chiesto io, abbiamo parlato con il giornalista, era pronto a scriverlo, nulla. Qui cominciamo a capire che c'è qualcosa che non va e vedete come siamo inseriti dentro i sistemi. Basta un esempio del genere, quindi ve lo lascio nelle vostre mani, ricordatevi la Bolkestein per favore, non dimenticate, guardate che c'è l'acqua nella citata, quindi capite e ricordatevi Hong Kong 13-18 dicembre, guardate che lì sarà trattato il GATS, G-A-T-S, Trattato Generale sul Commercio dei Servizi, se in quei 160 servizi finiranno tre paroline, acqua, sanità e scuola, è finita per noi, è finita per le nostre classi deboli. Guardate che alla sanità voi potete consegnare i ragazzini così alla camorra, il sud del mondo, cioè non c'è futuro su questa strada. Capite allora l'importanza dell'impegno in questo momento, in questo spirito ci vengono come regalo a Bologna dal sud, i ragazzi di Locchi saranno presenti, dove venire anche nell'aula Prodi, mi dicono qui, 15 dicembre ore 18:30, dovrebbe esserci anche Bregantini, ma può darsi che non ce la faccia, ma ci saranno i ragazzi a nome del vescovo Bregantini a ricevere, a portare la loro esperienza. È un'altra esperienza di resistenza. Guardate che ormai le periferie, come avete scritto qui, del sud, del nostro sud, per non riscrivere con le periferie del sud, questo mettersi insieme, questo fare rete. Io a Bologna devo ancora vedere una rete efficace che lavora, che fa pressione. Quant'è che la vedremo? A voi la sfida. Grazie davvero, ringrazio Sergio Marelli anche per questa
così per averci aiutato ad aprire gli occhi anche su quali sono le cause strutturali della povertà. E su questo vi rilancio e vi invito a partecipare sul sito di Foxiv, c'è un interessante forum che vuole chiedere proprio i giovani cosa ne pensano e come si pongono davanti agli obiettivi del millennio. Ne abbiamo un po' parlato prima e penso che insomma potrebbe essere un buon modo per portare avanti la discussione. Come può essere un buon modo quello di tornare a trovarci sul sito www.giovaniemissione.it per vedere quali saranno le piste e la continuità di questo laboratorio Sud-Nord e anche per capire che cos'è un'altra di quelle che potrebbero essere le piste di continuità, che è il GIM, che è una realtà che c'è anche qui a Bologna, un percorso di spiritualità e cammino missionario. Un piccolo avviso da parte di Padre Ottavio. No, 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 Padre Ottavio invece ha una bella notizia da darci, quindi magari ti raggiungo io. Vedete questo pane? Questo pane è un chilo e questo pane costa 3 euro? Troppo, non te lo do. Ah, un euro, si merita un applauso perché tu sai tante belle cose. Sì, da un po' di tempo alle coppe, ipercoppe, c'è un tipo di pane toscano, anche col sale, che siamo riusciti a fare in modo che fosse messo in vendita a 1 euro al chilo. Il motivo, le finalità, a dove si vuole giungere, non posso dirvelo adesso. Ma certamente nessuno può fare tutto, però tutti possiamo fare qualcosa. Lo ricordiamo questo? E questo del pane, per tante famiglie, può essere un inizio di risposta. Se invece di spendere 3 euro al giorno per un chilo di pane, ne spendono uno solo, può essere un inizio di risposta per tante famiglie. Ma soprattutto un cambio tra quello che è l'ingiustizia, l'esosità del commercio che fa sì che alcuni siano sempre più ricchi e sempre meno e molti sempre più poveri e sempre di più. Vi aspettiamo il giorno 15 alle 17.30 alle 18.30 all'Aula Prodi, dove lanceremo un'altra iniziativa, il vino prodotto nelle terre abbandonate della Locride. Ci sarà il presidente di questa cooperativa che presenterà questi tipi di vini. Tra l'altro uno di questi 3 tipi di vino ha vinto a Milano recentemente il premio come il migliore tra i 100 migliori vini italiani. Una cosa seria. Anche questo un nuovo motivo di speranza. Una palla di neve con il Carlo Malanda. Ecco qua il quadro. Grazie mille.